Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al webinar ITP Net, prima occasione d'incontro di questa nuova iniziativa. Volevo dirvi giusto due parole come provider, perché questo evento è accreditato ICM. Durante lo svolgimento del meeting, come segreteria, vi manderò un'email con le istruzioni per concorrere all'acquisizione dei crediti. Quindi, per coloro che sono interessati, chiaramente dovranno partecipare a tutto l'incontro, arriveranno le istruzioni via mail. Volevo anche segnalare che tutti i partecipanti entrano come tali, ma verranno invitati da parte della regia a passare come relatori, in modo che tutti possano partecipare anche con la webcam e con il microfono. Quindi vi comparirà un messaggio che vi dice: l'organizzatore desidera promuoverti a relatore, e dovrete, se volete accettare, dovete cliccare entra come relatore. Ecco, giusto qualche nota tecnica che vi ho dato. Volevo ringraziare il professor Zaia, tutto il board, e anche lo staff Gimema e anche lo sponsor Amgen, che ha potuto, come dire, che ha consentito la realizzazione di questa iniziativa. Non vi rubo altro tempo, lascerei la parola al professor Zaia. Prego. Buon pomeriggio a tutti, sono Francesco Zaia, dell'ematologia di Trieste e benvenuti quindi a ITP Network. Quindi ITP Network è un'iniziativa di formazione che nasce da un'idea di partnership tra il GMEME, in particolare dal Working Party Piastenopenie e Anemie, in collaborazione con Mattioli, la dottoressa Cerioli che ci ha appena introdotti per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e con il supporto di Angen che ringraziamo appunto per questa opportunità che ci permette di incontrarci. Allora, perché nasce ITP Network? Solo un secondo che condivido la mia presentazione. Ecco, penso che voi la vedete in questo momento. Sì, prof, si vede. Perfetto. Allora, le piastrenopenie immuni, qual è lo stato dell'arte oggi, nel 2022? La piastrenopenia immune è una malattia che in questi anni ha avuto numerose nuove conoscenze, nuove conoscenze sul piano fisiopatologico che hanno permesso di definire nuove classificazioni e quindi portare all'utilizzo di nuove terapie e di nuove linee guida. Vedete sulla destra vengono riportate quelle che sono le principali tappe, diciamo, delle conoscenze della piastrenopenia immune, dalle prime scoperte di Virloff all'utilizzo dei tipi omimetici che sono stati, diciamo, una rivoluzione per quanto riguarda la gestione di questa malattia. Possiamo accontentarci di quello che abbiamo, ma io penso che la risposta sia no, perché nonostante i progressi che abbiamo fatto, la piastrenopenia immune rimane tutt'oggi una malattia con una diagnosi di esclusione. Non conosciamo ancora molti meccanismi che sottendono all'eterogeneità di questa malattia, non disponiamo di indicatori di prognosi e non disponiamo purtroppo di indicatori predittivi di risposta ai farmaci, farmaci di cui oggi disponiamo sempre di più nuovi agenti. Quindi abbiamo nuovi farmaci, ma ci manca anche di scoprire il ruolo della loro combinazione e qual è la miglior sequenza terapeutica tra questi farmaci. Gimema nel campo dell'ITP in questi ultimi anni ha cercato di produrre, vi faccio vedere adesso alcune di quelle che sono state le principali attività che ha fatto, con lo studio Gimema ITP 0815, lo studio ESTIT, che ha valutato l'impiego di eltrombopag come terapia di seconda linea di pazienti con piastrenopenia immune, che è stato pubblicato nel British Journal nel 2021. Lo studio GMEMA ITP 0918, che è uno studio in corso di registro, inizialmente coordinato dal professor De Ghiero con Marco Ruggeri, attualmente il PI è il dottor Giuseppe Carli.
Lo studio GMEM ITP 1021, che è uno studio molto in fase di partenza, uno studio attuale che vuole valutare l'impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto nella gestione dell'ITP, e sono inoltre in fase di lancio due nuovi studi, di cui uno studio biologico che è coordinato da Elisa Lucchini, che è risultato vincitore del Fondo delle Idee GMEM 2021. Ed inoltre, sempre prossimo a partire, uno studio di real life sull'impiego del fostamatinib in Italia. Quindi ITP Network nasce come l'idea di proporre dei gruppi di ricerca per sviluppare dei progetti nel corso del 2022 e speriamo poi di poter anche andare avanti. E dal punto di vista scientifico, come vi dicevo, è un'iniziativa che nasce dal Working Party GMEM, che quindi ha coinvolto tutti i membri del Working Party, quindi la dottoressa Vilma Barcellini, Monica Carpenedo, Valerio De Stefano, Francesca Palandri, Antonio Maria Resitano, Elena Rossi, Marco Ruggeri, Cristina Santoro e Nicola Ianelli, ed inoltre abbiamo chiesto in prestito dal Working Party della Quality of Life anche Fabio Efficace, che ha gentilmente aderito a questa iniziativa. A questo, diciamo, gruppo rappresentato dal Consiglio del Working Party abbiamo anche aggiunto cinque esperti, chiamiamoli esterni al Working Party, ma che parteciperanno appunto ai cinque progetti che sono stati delineati, e sono Erminia Baldacci, Silvia Cantoni, Giuseppe Carli, Federico Chiurazzi ed Elisa Lucchini. Ovviamente tutto sotto l'attenta supervisione di Paola Fazzi e Marco Vigneti, che ringrazio. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Quindi l'obiettivo è di discutere lo stato dell'arte in tema di TP, quello di condividere esperienze sui recenti sviluppi nel campo della diagnosi, della prognosi e trattamento, di diffondere le nuove conoscenze in materia di gestione dei pazienti. Quindi l'iniziativa prevede la creazione di una rete interattiva, e interattiva è molto importante, è l'obiettivo di questa iniziativa, di specialisti attivi nell'ambito delle piastre opinioni immuni, impegnati in gruppi di lavoro collegati tra di loro in un percorso di formazione e di condivisione. Quindi l'attività prevederà lo sviluppo di cinque gruppi di lavoro che si incontreranno attraverso soprattutto incontri via web, durante i quali ci sarà uno scambio di idee e materiali, ci sarà quindi una collaborazione con un orizzonte che speriamo possa andare oltre il 2022. Questi incontri saranno quindi via web, ma è previsto un incontro collegiale in presenza di tutti i componenti dei gruppi nel 2023. E, come vedete, tutti i centri italiani sono stati invitati a partecipare, e 40, tutti, molti sono stati invitati, 47 sono stati coinvolti, e 45 delegati, oltre alla faculty, parteciperanno a questo progetto formativo. Ai partecipanti è stato inviato anche un questionario di profilazione, in cui sono state fatte poste alcune domande, e come vedete una domanda è stata: come si valuta, diciamo, l'interazione tra i centri in Italia? Il 70% di chi ha risposto ha detto che in Italia c'è già un'interazione tra i vari centri, in merito al come valuta la possibilità di relazionarsi con i colleghi di altri centri, la risposta è stata favorevole nella maggior parte dei casi, e questa opportunità è stata considerata molto vantaggiosa dai più. È stato anche chiesto come si valuta il fatto di proporre un'iniziativa formativa non in un singolo, in una singola, in un singolo spot, diciamo, ma ripetuto nel tempo. Come vedete, anche qui la maggior parte di chi ha risposto in modo favorevole. Quindi abbiamo definito, come vi dicevo, cinque gruppi che porteranno avanti cinque progetti che sono qui riassunti, poi li riprenderemo questo concetto. I cinque progetti sono l'impiego precoce dei TPO mimetici nella pratica clinica, che sarà coordinato da Cristina Santoro ed Elisa Lucchini. Un gruppo seguirà la qualità della vita, coordinati da Fabio Efficace e Federico Chiurazzi. Un terzo progetto è sulla gestione del paziente complesso, coordinato da Francesca Palandri e Silvia Cantoni. Un quarto gruppo di lavoro sono le piastrinopenie secondarie, con Elena Rossi ed Erminia Baldacci. E infine un quinto gruppo di lavoro sulla piastrinopenia in gravidanza, coordinato da Monica Carpenedo e Giuseppe Carli.
Questi sono i partecipanti, ma poi lo riprenderemo quando presenteremo ciascun gruppo. Quindi io con questo ho terminato la mia introduzione e quindi ripasserei la parola alla regia, in particolare darei la parola al dottor Vignetti per la sua introduzione sul GMEMA. Dottor Vignetti, mi scusi al No. microfono. Ecco, Ok, prego. condivido la presentazione. Attimo se riesco a metterla a tutto schermo. La vedete a tutto schermo? Non ancora. Non vedete niente, benissimo. Ok, adesso adesso sì. Ok, Adesso sì. perfetto. Allora, sempre qualche piccolo intralcio tecnico. Allora, Francesco, grazie di questa introduzione. Io adesso non voglio essere assolutamente troppo formale, però qualche ringraziamento desidero davvero farlo a te, al gruppo, all'ampio, a te per l'ampio gruppo delle tue stenopenie e ad Amgen perché ci ha dato questa opportunità e sempre spingendo verso quella che è una delle caratteristiche non del GMEMA, ma della comunità di ematologi italiani, sempre di più coesi in progetti di collaborazione, questo è stato un po', diciamo, l'elemento comune che ci ha caratterizzato nel corso, diciamo, degli ultimi 40 anni. Quest'anno sono 40 anni che, diciamo, esiste il GMEMA. Se vogliamo dare una data d'inizio, l'abbiamo data nel 1982, ma la collaborazione tra gli ematologi italiani come comunità è sempre stata una delle caratteristiche che li ha contraddistinti da sempre. E questo direi che è un grande valore aggiunto che ci ha permesso di ottenere grandi traguardi. Questo è uno dei motivi per cui questo tipo di iniziative sono importanti, perché tutti siamo sempre pieni di cose da fare, facciamo parte di 2000 board, di 2000 gruppi, di 2000 cose. Quindi iniziative come questa possono rappresentare, diciamo, un catalizzatore, qualcosa che riesce a stimolarci e a portare la nostra attenzione su dei problemi concreti da affrontare che ci sono sempre. Non posso non dire un'altra cosa. Parlando di piastrinopenia in particolare, che voi lo sapete, non riesco e non riuscirò mai a dimenticarlo e non riuscirò mai a non inserirlo in qualche modo nei miei discorsi, la persona, la figura di Franco Mandelli. Franco Mandelli è stato quello che tutti conosciamo, un uomo unico, un grande maestro, un uomo geniale che ha, con tutti naturalmente le sue problematiche e i difetti di qualsiasi essere umano, ha avuto questa capacità di vedere un'organizzazione da creare, tra l'altro, molto lontano negli anni, molto avanti. Ma una delle sue fissazioni, vorrei dire, è sempre stata questa, che nel campo, voi sapete che tutto quanto nel campo del GMM in particolare è nato dalla leucemia acute. Però lui aveva questo grande sogno, che poi alla fine ha realizzato, questo grande obiettivo, di coinvolgere nell'ambito dell'attività di ricerca, dell'attività nazionale di ricerca dell'ematologia, non soltanto le patologie, le neoplasie ematologiche, ma anche le patologie ematologiche non neoplastiche. Noi abbiamo questo, diciamo, fastidio quando sentiamo parlare di oncoematologia, in realtà è emato-oncologia, quella di cui ci occupiamo noi, ma se parliamo di neoplasie ematologiche, ecco che lui voleva le patologie ematologiche non neoplastiche trattate con la stessa dignità e con la stessa attenzione con cui si trattava e ci si dedicava alle patologie quali le leucemie acute, che in quegli anni ovviamente erano la grande sfida. E in questo lui, per citare un aneddoto, raccontava una di quelle storie che ci dicono come un uomo, come una grande mente, può riuscire a piegare la realtà, per come la percepisco io. Lui diceva che è importante per i nostri pazienti, perché i pazienti con i tumori solidi vanno in un reparto in cui ci sono tutti i pazienti col tumore. Invece quelli che vengono in ematologia, ci sono quelli che hanno la leucemia, ma quelli che hanno un'anemia sideropenica, una piastrinopenia benigna, e questo
è una cosa buona. Ora io non so bene se sia una cosa buona o meno, perché naturalmente in una sala d'aspetto io ho la leucemia, accanto vengo a sapere che quell'altro ha solo un'anemia sideropenica, una pessimopenia benigna, forse non è una cosa che mi rincuora particolarmente, però il messaggio è vero, cioè il medico, l'ematologo, è un valore per il medico, per l'ematologo, oggi che stiamo tanto ritornando e facendo attenzione a questi grandi problemi di burnout e di importanza di curare lo stato emotivo e psicologico del medico, dell'operatore sanitario in generale, il fatto di operare in un ambiente in cui non avevi a che fare, questo è quello che voleva dire lui, soltanto con la neoplasia, che in quegli anni poi era terrificante come prognosi, ma anche con patologie benigne, era un valore importante. E quindi questo GMEMA lo ha voluto estendere anche queste patologie. Questo quindi è qualcosa, è anche un regalo che facciamo a lui. Oggi sono 40 anni, quest'anno sono 40 anni, ci sarà una bellissima riunione il 28 e 29 aprile a Roma, a cui tutti voi siete stati invitati, in cui celebreremo un pochino le cose che ha fatto il GMEMA, e se riesco ad andare avanti con le diapositive, vi dirò che oggi questo GMEMA, che è nato, come sappiamo tutti, con 7, 8, 9 centri, è caratterizzato da una adesione praticamente globale dei centri di ematologia italiani dal punto di vista clinico, ma è caratterizzato soprattutto dall'attività di rete dei laboratori, che supera diciamo gli intralci che il sistema sanitario nazionale e la burocrazia ci pongono ogni giorno per far veramente realizzare questo obiettivo del viaggia il sangue ma non viaggia il paziente. In Italia i pazienti spesso non ci credono, ma davvero noi stiamo facendo di tutto come ematologi che lavorano al sistema sanitario nazionale per assicurare ai pazienti un'assistenza omogenea sul territorio nazionale. Non lo è nella realtà, non lo è sempre, non lo è dappertutto, però l'obiettivo con il quale noi ci muoviamo ogni giorno è quello. E anche in questo caso questa è un'iniziativa che va proprio in questa direzione. Soprattutto fa colloquiare persone che vengono da centri diversi tra di loro e li fa lavorare insieme su progetti comuni. E questo GMEMA ha portato a qualcosa, questa ricerca indipendente, questa ricerca accademica, che per tanti anni è stata guardata con tanta sufficienza, a volte anche oggi, e che ebbene ha portato tanto dal punto di vista clinico, andando dall'antico AML8A, il primo studio che ha valutato in senso prospettico l'effetto del trapianto verso la chemioterapia, verso l'auto, verso l'allo, verso chemio, che nessuno avrebbe fatto, nessuna azienda farmaceutica certamente, fino al grande successo del nostro grande compianto Francesco Lo Coco, che insieme a Franco Mandelli, perché dietro c'è sempre stata quella testa geniale del professor Mandelli, che sbatteva il pugno sulla scrivania e diceva: il prossimo protocollo si farà così, e noi lo abbiamo fatto così e ci abbiamo azzeccato, battendo gli spagnoli e battendo tutti gli altri, ma Francesco Lo Coco è stato quello che ha reso possibile tutto questo, con un successo incredibile, per la prima volta al mondo una neoplasia sistemica che guarisce senza chemioterapia nel 95% dei casi, nei bambini, negli adulti, negli anziani. Cos'altro devo aggiungere? Abbiamo avuto un regalo dalla sorte anche come generazione. Abbiamo visto un miracolo accadere, e questo attraverso il lavoro dei medici ospedalieri, universitari, IRCS, che lavorano ogni giorno negli ambulatori e nei reparti del Sistema Sanitario Nazionale, non costruendo un mega galattico centro di ricerca super finanziato, ma con le misere risorse del Sistema Sanitario Nazionale, di solito alla fine del nostro lavoro quotidiano, di ambulatorio, di reparto, di guardia, eccetera, abbiamo insegnato al mondo come si guarisce la leucemia acuta promielocitica. E stiamo andando sempre su quella direzione là, perché adesso il passaggio prossimo potrebbe essere quello della leucemia linfoblastica acuta Filadelfia positiva, dove un altro gruppo di ematologi italiani ha condotto un percorso che è durato 20 anni con una coerenza splendida, partendo dal primo protocollo con l'imatinib negli anziani, perché non ha un'altra terapia, adesso oggi l'anticorpo monoclonale più la tirosin chinasi.
la scoperta collaterale, il laboratorio, la famosa nucleofosmina, del nostro geniale Falini, un, perdonatemi il termine, voi mi capirete, sottoprodotto di un protocollo standard nella leucemia mieloide acuta, ma l'impegno, la genialità di questo gruppo di Perugia e l'adesione e la fiducia di tutti gli ematologi italiani che inviavano le biopsie osteomidollari a Falini per la leucemia mieloide acuta ha consentito di modificare la classificazione delle leucemie mieloidi acute da parte della World Health Organization. Questo è stato un prodotto esclusivamente italiano, esclusivamente di ricerca indipendente e accademica. Non c'erano fondi su questo studio, non c'era una lira, non c'era nemmeno l'azienda dietro che ci dava qualche cosa, se non sbaglio. E quindi tutto questo ci deve entusiasmare, ci deve fare sentire orgogliosi, deve far capire ai giovani, giovani veri, quelli che hanno dai 25 ai 35 anni, perché 40 già lo sanno, che cosa abbiamo in mano nella comunità ematologica italiana. Questi farmaci, questa lista di farmaci, sono tutti farmaci che i nostri pazienti, da Reggio Calabria a Palermo, a Bolzano, a Torino, eccetera, eccetera, sembra retorica, ma in realtà, hanno avuto per curare la loro patologia ben prima che giungessero ad essere distribuiti secondo le procedure standard del Sistema Sanitario Nazionale. Li hanno avuti perché? Perché li hanno ottenuti attraverso i protocolli GMEMA distribuiti sul territorio nazionale. Hanno avuto farmaci all'avanguardia. E li hanno avuti come? In un sistema controllato, non sull'iniziativa del singolo, sulla terapia compassionevole, giustissima, validissima, ma nella quale poi non riesce a capire mai niente di quello che succede, ma nell'ambito di sperimentazioni cliniche controllate, per le quali alla fine si poteva anche dire se questa cosa valeva veramente la pena, aggiungeva qualcosa, oppure no, era solo stato, e ce ne sono stati, un'illusione. No? Quindi io in tutto questo, con questo diciamo entusiasmo che sale mentre parlo, perché io tutto questo mondo l'ho vissuto in questi 40 anni, la cosa che con cui lascio la parola 5 minuti a Paola Fazzi, che è l'altra persona che ha costruito questa comunità, è non siamo noi che controlliamo, come ha detto Francesco molto cortesemente, come ha detto supervisioniamo. Io credo che debba essere la comunità degli ematologi italiani adesso che supervisiona il GMEMA per verificare se questa infrastruttura si mantiene all'altezza, si mantiene in grado di offrire quello di cui l'ematologia italiana ha bisogno, cioè una piattaforma sulla quale rimanere all'eccellenza così come è oggi nel mondo. Non facciamo soltanto sperimentazione clinica, facciamo tante altre cose. Insegniamo la sperimentazione clinica, facciamo master, abbiamo fatto un sito web che è diventato una testata giornalistica perché le informazioni, come sappiamo oggi come oggi, sono diventate un'arma mortale. E lo stiamo sperimentando in questi mesi. E quindi saper dare le informazioni in maniera autorevole, nel modo corretto, raggiungendo correttamente i target, è diventata una professione critica anche per noi. Se no restiamo nella torre d'avorio. L'attività con le istituzioni, l'AIFA, l'Istituto Superiore di Sanità, la collaborazione, mostra ed eventi, la collaborazione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie, perché la ricerca da sola, senza l'Associazione Italiana contro le Leucemie, che sta accanto ai pazienti, potrebbe non essere stata così efficiente. Se non abbiamo la residenza che ospita il paziente e la sua famiglia vicino al centro dove si fanno le CAR-T, quelle CAR-T alla fine verrebbero riservate soltanto a pochi eletti. E in questo l'AIL ha un contributo quindi fondamentale. E vorrei che Paola prendesse un pochino, diciamo, il testimone di questo mio, di questa mia presentazione, per parlare un pochino di più del working party in particolare, e davvero di nuovo ringrazio tutti per il lavoro che farete, ma soprattutto per tutto quello che avete fatto e per il modo in cui mantenete unita questa comunità. E questo non è assolutamente comune se ci guardiamo in giro per il resto dei paesi d'Europa e del mondo. Grazie. Paola. Sì, grazie Marco. Ovviamente, vabbè, insomma, noi che tutte queste cose le abbiamo vissute, il nostro entusiasmo è sempre
quasi quasi esagerato, però insomma. No, io in realtà vado velocissima perché molte delle cose che volevo dire le ha dette anche Francesco Zaia nell'introduzione, alcune cose le ha già dette il dottor Vignetti, quindi insomma io niente, volevo soltanto ripercorrere ma molto brevemente la storia del Working Party di Astrinovenia e Anemie che nasce appunto nel 2007 sulla scorta diciamo del lavoro che per esempio, che ne so, qua Cristina Santoro ricorderà bene le battaglie fatte con la professoressa Mazzucconi, ma alla fine abbiamo spuntato uno splendido lavoro su Blood. E quindi nasce appunto nel 2007 e come vedete appunto Cermis e professor Mandelli insieme al professor De Ghiero che hanno appunto voluto che fortemente che il GMEMA si dedicasse anche a questa patologia. E Marco, però devi girarmi tu le dita quando te lo dico perché la condivisione ce l'hai te. Vai. Oh, dopo, quindi nel no, scusa, torna. Questo è un pasticcio. Ecco, ok. Poi nel 2010, ovviamente, vabbè, diciamo, la guida del Working Party è passata nelle mani del professor De Ghiero e della professoressa Mazzucconi. E oggi, come ricordava prima appunto Francesco, il chairman è Francesco Zaia, co-chairman Marco Ruggeri, consigliere Cristina Santoro. E questi sono gli altri membri eletti, ma insomma già li abbiamo elencati precedentemente. E la prossima diapositiva in realtà mostrava appunto, mostra tutti i lavori i lavori e i protocolli che il GMEM ha fatto nel corso di questi. Di questi anni con le pubblicazioni, ma appunto anche questo di questo vi ha mostrato il professor Zaia all'inizio e ci sono ancora un paio di pubblicazioni da completare, ma insomma siamo in dirittura di arrivo. Quindi per dirvi che nonostante appunto sia una patologia a detta di molti poco sentita e poco a cui a poche persone si dedicano, in realtà l'attività del GMEM è abbastanza fervente anche in questo ambito. Ci sono poi nella prossima diapositiva i tre studi che appunto stiamo per mettere in campo. Insomma, voglio dire, il professor Zaia è diventato chairman da boh, 3 mesi e già ci ha riempito e soffocati di cose da fare e da organizzare, per cui mi sembra che stiamo assolutamente sulla strada giusta, anzi, noi ovviamente siamo anche a disposizione di chiunque di voi voglia fare proposte, lanciare nuove idee, perché come diceva il professore, l'importante sono le idee, poi i fondi e i soldi per realizzarle li troviamo. Nell'ultima diapositiva volevo appunto ricordare il prossimo appuntamento importantissimo. Del quale credo che tutti quanti abbiate ricevuto una mail. Vi prego ovviamente di registrarvi qualora non l'aveste fatto, ovviamente soprattutto cioè, i membri del board anche per la giornata del 28, tutti gli altri soprattutto per la giornata del 29, che è una giornata in cui diciamo in seduta plenaria verranno presentati tutti i lavori del GMEMA e tutte le persone verranno messe a parte di quello che ciascun working party fa, perché molte volte ci siamo sentiti dire ma io non ho partecipato a quel board, quindi a quella riunione, quindi non sapevo di questa cosa. Quindi finalmente è un'occasione per mettere tutto il GMEMA, tutti i membri del GMEMA a parte di quello che vengono, dei lavori che vengono svolti da tutti i working party. Io con questo avrei concluso, vi saluto, vi ringrazio ovviamente tutti, ringrazio la Mattioli per l'organizzazione puntuale e precisa di queste giornate e niente, ovviamente vi do appuntamento alla riunione GMEMA, mi raccomando, è una cosa a cui teniamo molto, anche perché come diceva appunto il dottor Vignetti, sono i 40 anni del GMEMA, quindi insomma coglieremo l'occasione anche per fare un brindisi. Ok, grazie e ci sentiamo presto. Grazie, grazie Paola, grazie Marco.
la vostra panoramica che avete fatto sul ruolo e sull'attività svolta dal GBEMA in questi anni, compreso l'attività svolta dal Working Party Piastino Peni e Anemia. Per cui penso che si possa andare avanti. Passerei quindi la parola adesso a Marco Ruggeri per la sua presentazione sullo stato dell'arte delle piastrine pinne immuni. Sì, buon pomeriggio, grazie Francesco, ti ringrazio molto per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e ti sono veramente grato anche del titolo che mi hai dato, però permettermi anche di fare un ringraziamento velocissimo a Marco Vigneti e Paolo Fazzi, perché se il professor Mandelli ha avuto questa folgorazione, siamo nel Triduo Pascale, quindi è giusto anche l'immagine di innalzare la ematologia non neoplastica, Marco e Paolo sono stati gli effettori pratici, quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questa visione. E chi si è occupato di patologie neoplastiche e ematologia ha trovato in Marco e Paolo due professionisti, amici, compagni che hanno reso possibile questo sogno. Quindi un grazie veramente, perché rende possibile questo working party che tu hai reso già così ricco. Quindi l'entusiasmo di Marco, Paola, è assolutamente meritato e ben riposto. Allora io ho da condividere il mio schermo. Non so se lo vedete. Adesso sì, perfetto. Allora, di fatto è un titolo che è assolutamente interessante, ma richiederebbe molto tempo. Io cercherò di condividere con voi, soprattutto con i membri delegati, alcuni concetti che sottendono sostanzialmente lo stato dell'arte, della diagnosi, della terapia di VTP. Qui è l'acronimo che indica la trombocitopenia immune, che va definita come una patologia autoimmune caratterizzata da una bassa contepiastrinica sotto le 100.000, secondo i criteri di questo working party pubblicato dal professor Di Gare nel 2009, che può causare, ma non è obbligatorio, la presenza del sanguinamento, del bleeding in circa 2/3 dei pazienti. I dati di prevalenza e incidenza ci indicano che la patologia è una patologia rara, tant'è vero che AIFA ha accettato l'incasellare l'ITP come patologia rara. I pazienti hanno una serie di facility dal punto di vista burocratico e amministrativo. Nell'adulto, nel paziente adulto, quasi sempre l'ITP mostra un andamento cronico, quindi è una patologia che non tende a guarire dopo la fase acuta. Come diceva Francesco, è tuttora una diagnosi di esclusione e vanno escluse ovviamente tutte le cause che determinano calo delle piastrine per motivi non immuni, che sono più frequenti, ad esempio la piastrinopenia secondaria, utilizzo di farmaci, l'utilizzo nella presenza della coagulazione intravascolare disseminata ed altre cause che come ematologi clinici conoscete bene. La forma secondaria, stando sempre in questo ambito di nomenclatura di ITP, si riferisce alla piastrinopenia autoimmune che si presenta in corso di altre patologie, ad esempio le infezioni, altre patologie autoimmuni maligne sia ematologiche, che possono causare come patogenesi la riduzione della contrapiastrinica per causa immune. E poi c'è da segnalare l'importanza della nomenclatura legata alla fase di malattia. Questa è importante perché per ogni fase abbiamo poi degli obiettivi terapeutici che possono differenziarsi. Quindi distinguiamo la nuova diagnosi, quando dal tempo zero fino a 3 mesi dalla diagnosi, la forma di ITP persistente che va dal 4° mese fino al 12° mese, mentre la forma cronica si riferisce a tutti i pazienti che hanno una piastrinopenia autoimmune diagnosticati per più di 12 mesi. L'ITP refrattaria, che questo è un concetto importante da definire nella nomenclatura, è un concetto clinico e si riferisce alla situazione di necessità di intervento terapeutico per un rischio emorragico o un'emorragia in atto per piastrinopenia, che è resistente a trattamenti usuali comprensivi di splenectomia. Lo steroide è sicuramente lo stato dell'arte per quanto riguarda il trattamento di prima linea. Purtroppo nell'adulto si risponde quasi sempre, ma quasi tutti gli adulti tendono, come ho detto prima,
a recidivare la sua espressione dello STRO, quindi nell'80% dei casi la risposta è transiente. Si possono utilizzare le immunoglobuline intravena, solitamente riferite a situazioni di emergenza, per rischio emorragico importante o diatesi emorragica significativa. L'intervento di asportazione della milza, abbiamo imparato fin da piccoli, è il trattamento fondamentale, o lo era fino a qualche anno fa, perché il trattamento che attualmente è il trattamento che è il più efficace tra quelli disponibili, ma attualmente è negletto per la comparsa di nuove terapie. Le nuove terapie sono soprattutto il rituximab, che è un utilizzo off-label, anticorpo anti-CD20, ma soprattutto i trombopoietinomimetici, che hanno sicuramente cambiato lo scenario negli ultimi anni del paradigma terapeutico del trattamento dell'ITP. Altri farmaci di tipo immunosuppressivo, perché ragioniamo in una patologia autoimmune, ovviamente sono disponibili, ne nomineremo qualcuno, ma sono da riferirsi ai casi refrattari che non rispondono o recedono da trattamento dopo l'utilizzo appunto del cortisone e delle terapie di seconda linea, che sono la splenectomia, rituximab e tipi ominetici. Un piccolo cenno sicuramente va fatto per quanto riguarda lo stato dell'arte anche la parte di diagnosi della terapia con ITP. Vedete in questa diapositiva che finora si preferiva o si indicava come se necessario un approccio di tipo diagnostico cosiddetto minimalista. Vedete che le linee guida americane segnalano come necessità per fare diagnosi di ITP la semplice valutazione dell'esame cromocitometrico, la valutazione dello striscio periferico, alcuni test di sierologia per escludere patologie di tipo infettivo. Di fatto, questo approccio di tipo minimalista è stato in qualche maniera messo in crisi, rivalutato da molti centri. In questa diapositiva che vi riporto è l'esperienza del McMaster, dove, vedete nella colonna di destra, vengono inseriti tutta una serie di altre diagnosi, di altri tool diagnostici, esami che conosciamo bene, che sono necessarie per inquadrare in maniera più corretta il paziente che si presenta con un calo delle piastine. La diagnosi è necessaria farla secondo questi autori, ma secondo anche una visione moderna che abbiamo tutti riguardo alla parte diagnostica, perché consente l'inquadramento del paziente in una casella molto più corretta. Vedete che applicando una diagnostica estensiva a una serie di pazienti, 295 pazienti diagnosticati inizialmente con ITP, vedete che un numero consistente di questi pazienti, 36, quindi 12% di questa casistica, in effetti non avevano una pistenopenia primaria autoimmune, ma avevano, vedete, una serie di patologie la cui diagnosi fatta precocemente avrebbe portato a un trattamento terapeutico sicuramente differente dall'utilizzo del cortisone. Mi riferisco in particolare alla estemporanea di tipo familiare o radiofamiliare e alle sindrome mielodisplastiche. E per converso, una serie di pazienti che erano stati diagnosticati come pestinopenici non ITP, la riclassificazione secondo questo criterio estensivo ha riportato alla diagnosi di ITP nel piccolo percento dei casi, ma significativa dal punto di vista clinico. Quindi l'importanza, diciamo, di inquadrare in maniera corretta il paziente fin dall'inizio. E questo è importante, si verifica, si può apprezzare soprattutto nella storia naturale del paziente, quando arriviamo a quel 5-10% dei pazienti che abbiamo nei nostri corti che sono refrattari, cioè sono pazienti che non hanno risposto ai trattamenti di prima linea. Questi pazienti, quando vengono riesposti a una valutazione diagnostica approfondita, solo uno su due si conferma avere la pestinopenia tipo primaria, ma il 50% di questi soggetti in effetti avevano un'altra patologia, quindi sono stati sottoposti a un trattamento terapeutico specifico per la pestinopenia autoimmune, ma di fatto avevano o una sindrome mielodisplastica o una pestinopenia con eredo familiare o un difetto di funzione del midollo, che ovviamente, capite bene, siamo tutti ematologi, prevedeva un trattamento, un inquadramento terapeutico del tutto differente. E qui riporto, diciamo, ma invito tutti i colleghi che desiderano approfondire di fare riferimento a questa recente pubblicazione su Blood, tutta una serie di valutazioni diagnostiche che consentono di differenziare la pestinopenia, ad esempio in questa diapositiva, primaria dalle forme secondarie. In particolare l'infatica cronica, vedete, ha tutta una serie di esami che conosciamo bene,
che conduce poi a una diagnosi assolutamente differente dalla pressione pineale immune e che comporta il trattamento assolutamente differenziato, specifico per questa forma. Ed anche per i rari casi, ma sono evidenti, li vediamo nella pratica clinica, di piastenopenia isolata in corso di mielodisplasia, è fondamentale riuscire a diagnosticare la differenza con le piastenopenie primarie, perché ovviamente l'approccio terapeutico nelle displasie unicellulari prevede addirittura trapianti midollo osseo quando il paziente è giovane. E quindi tutta una serie di esami vanno tenuti in considerazione, che l'ematologo conosce molto bene, perché sono esami soprattutto di genetica molecolare, di valutazione del midollo osseo, sia come aspirato, sia come istologia, o come studio di flusso, che consentono di differenziare la piastenopenia autoimmune da pazienti con quadro clinico caratterizzato da piastenopenia, ma secondaria ad altra patologia. Pertanto nel cammino terapeutico del soggetto che si presenta con piastenopenia, se all'inizio, in caso specifico, diciamo, di altri sospetti di piastenopenia autoimmune, è consentito, diciamo così, fare una valutazione minimale e inserire il paziente in trattamento terapeutico con il cortisone, chiaramente in caso di mancata risposta, il paziente deve essere rivalutato al punto diagnostico con un workup così definito esteso che consenta di differenziare le forme di piastenopenia legata ad altre patologie che abbiamo poc'anzi riveduto, perché chiaramente poi il trattamento terapeutico si differenzia, e quanto prima ovviamente utilizziamo il trattamento corretto per la diagnosi, tanto più il paziente ne beneficia. Alla fine, ma solo alla fine di questo nelle forme refrattarie workup esteso, se si conferma una diagnosi di piastenopenia immune, il paziente refrattario, vedete una serie di combinazioni significative dal punto di vista del peso clinico, che prevedono l'utilizzo di numerose terapie anche in combinazione, e credo che di questo tipo di problematica il progetto gestione del paziente complesso ne farà menzione, quindi io non tratterò le questioni pendenti tipo refrattari. La seconda parte di questo velocissimo excursus riguarda ovviamente la terapia, ma è necessario che rivediamo molto velocemente, per problemi di tempo, e alcuni concetti legati alla fisiopatologia, perché dalla fisiopatologia poi si estraggono i suggerimenti per anche per il rinnovamento terapeutico. Allora, la fisiopatogenesi dell'ITP è una fisiopatogenesi molto complessa ed eterogenea. E abbiamo sicuramente due domain fondamentali. Il primo domain è quello che abbiamo imparato come classico per la piastrina autoimmune, cioè un'aumentata distruzione periferica delle piastrine, la quale ha due bracci effettori. È un braccio umorale che si estrinse soprattutto nel sangue del paziente, nel sangue, nel torrente circolatorio. Gli anticorpi antipiastrini, che sono gli effettori di questo risposto umorale, riconoscono come target le piastrine, si legano le piastrine, e questo determina un'attivazione del complemento che comporta una citotossicità complemento immediata. Questo conduce all'analisi immediata della contrapiastinica, ma contrariamente a questo c'è anche ovviamente un'attività splenica condotta dai macrofagi. Si lega il C3B alle piastrine, il macrofago la riconosce e quindi fagocita il complesso piastrina-antipiastrina. Questo, diciamo, è il classico... la classica visione fisiopatologica della piastrina di autoimmune. È fondamentale però anche riconoscere che il macrofago è la cellula che è la più importante come presentante l'antigene. Lo presenta chi? Lo presenta gli linfociti T, che sono il regista fondamentale in questa disregolazione autoimmune che si vede nell'ITP. Il linfocita T dialoga con l'infocita B tramite una serie di citochine riassunte in questa diapositiva, ne determina la trasformazione in plasma cellule, quindi la produzione di anticorpi contro le piastrine. Molto importante, infine, per definire bene il responso umorale di questa aumentata distruzione periferica, è il riconoscimento di questa attività che si svolge all'interno del fegato. Gli anticorpi che legano le piastrine aumentano l'invecchiamento con una riduzione dell'acido sialico che viene rimosso, e queste piastrine invecchiate per questa modificazione vengono riconosciute dai recettori specifici del fegato di Hashemorel e vengono fagocitati a livello del fegato. Questa
principio a fisiopatogenesi è molto interessante perché si sviluppa tramite un neuromeningasi di tipo 1 che riconosce un inibitore specifico che è oseltamivir, che quindi da una conoscenza fisiopatologica vedete che si arriva anche a delle proposte terapeutiche del tutto impensabile con antivirale che può funzionare anche nelle forme autoimmuni di piastrinopenia. E poi c'è il secondo braccio effettore che è legato appunto ai linfociti T che abbiamo visto che sono dei registri fondamentali. Si è visto che nei pazienti con piastrinopenia autoimmune c'è un deficit quantitativo e anche funzionale dei Treg, che sono una speciale famiglia di linfociti TL perché facilitano il riconoscimento del self. E fatto importante, è stato dimostrato che questa disregolazione viene revertita dall'utilizzo di terapie immunosuppressive come rituximab e il cortisone. Ma accanto a questa visione classica, è sicuramente importante anche ricordare la seconda domain che spiega la conta piastrinica ridotta nei pazienti con ITP, che è legata a una inappropriata produzione di piastrina da parte del midollo osseo. Anche in questo caso, se da una parte c'è importante la risposta immuno, perché gli anticorpi antipiastrini riconoscono ovviamente le glicoproteine anche dei megacariociti, e che pertanto c'è un'azione pro-apoptotica anche sui megacariociti midollari che non riescono a produrre quindi quantità sufficienti di piastrine per revertire l'aumentata distruzione, ma c'è anche un meccanismo non immune legato ai livelli di trompoietina, che è l'ormone che stimola i megacariociti a fare le piastrine. La trompoietina funziona solo se è libera, se è invece complessata ai megacariociti delle piastrine e nell'ITP c'è un aumentato pool di piastrine e di megacariociti che vengono distrutti e quindi c'è una riduzione del TPO libero e ce n'è poco disponibile per stimolare la produzione di piastrine. E da qui ovviamente il razionale per l'utilizzo del TPO per stimolare ulteriormente la produzione di piastrine, proprio perché il TPO circolante nei pazienti piastrinopenici con patologia autoimmune non è appropriatamente a dosaggio appropriato per la produzione. E vedete che, come ho detto all'inizio della presentazione, la conoscenza della fisiopatologia dell'ATP conduce poi a immaginare trattamenti terapeutici. E qui dovremmo dire grazie a Francesco Zaia, che ha sempre lavorato tantissimo per quanto riguarda la conoscenza della fisiopatologia dell'ITP, proponendo degli studi anche collaborativi molto difficili da organizzare in ambito clinico, ma pieni di risultati e soprattutto di stimoli futuri. Vedete che tutta una serie di classi di farmaci che vanno a targettare le cellule effettori che abbiamo molto velocemente ricordato in queste due diapositive, e quindi addirittura, a parte l'utilizzo dell'oseltamivir, ma tutta una serie di altri elementi terapeutici che vanno a targettare la fisiopatologia del paziente. È chiaro che se noi riuscissimo a individuare il momento fisiopatologico predominante in quel paziente, sogno forse mai realizzato, ma va sicuramente perseguito, potremmo anche cercare un trattamento, diciamo, personalizzato per quel paziente all'interno di una serie di farmaci. Alcuni sono già in utilizzo, altri sono oggetto di studi di fase 1-2, altri verranno nel prossimo futuro. Venendo all'ultima parte di questa breve presentazione, la terapia, lo stato dell'arte è sostanzialmente definito dalle linee guida. Abbiamo a disposizione due linee guida fondamentali per chi si occupa di piastrinopenie, pubblicate recentemente all'inizio del 2020 da parte di ASH e da parte di un gruppo di esperti di TP. È fondamentale conoscere alcune differenze tra queste due linee guida, che in qualche maniera sono complementari, quindi andrebbero conosciute entrambe. Non ci dilungheremo in questa mia relazione, perché ovviamente il tempo è quello che è, ma invito tutti, a chi non ce le ha, a procurarsele. Le linee guida ASH sono delle linee guida che traggono spunto da domande cliniche che il clinico si è fatto, ma vengono filtrate attraverso una revisione sistematica dei risultati e quindi si arriva a delle decisioni terapeutiche suggerite. È una linea guida che trova, diciamo, sponsor non dalle ditte, ma va notato che comincia ad essere un po' obsoleta perché la letteratura si ferma dopo 17. Invece le linee guida dell'International Working Group sono linee guida che si basano su un consenso di esperti
sono gli maggiori esperti internazionali e partecipa anche Francesco Zaia tra questi, che si sono ritrovati diciamo, attorno a una metodologia di grading, di evidenza, e hanno diciamo, supportato questo tipo di linea guida, che diciamo, ha un aspetto molto pratico, molto, molto fruibile dal punto di vista delle attività di tutti i giorni. Ma è ovviamente da italiani va ricordato che anche la Società Italiana di Meteorologia ha promulgato delle linee guida specifiche per la ITP, che questa è la prima versione attualmente quella disponibile, che vi invito a scaricare dal sito della SIE, è molto ponderoso, più di 200 pagine, ma è assolutamente completa. Questa è la flowchart di inizio, dell'inizio della terapia, vedete che anche la SIE si dilunga sulla necessità di fare una diagnosi precisa, e poi ovviamente la terapia di prima linea, che è il cortisone, facendosi le classiche domande, qui troverete le risposte, chi è gastrino penico, chi va osservato, chi va trattato, e si sceglie in base alla soglia tassinica sotto o sopra le 30.000, chi va ricoverato e chi va gestito in ambulatorio, che tipo di cortisone fra prednisone o dietametasone, per quanto tempo utilizzare il cortisone. Vedete che questi quesiti trovano risposta nelle linee guida che potete sicuramente consultare. La seconda parte, diciamo, della linea guida riguarda il paziente che non risponde all'ITP. Abbiamo visto che l'adulto, l'80% dei casi, tende a essere un soggetto che tende a ricadere, e quindi questa è una pratica terapeutica assolutamente fondamentale, e ne fa, diciamo così, da padrone tre tool terapeutici: TPO, Ritux, splenectomia. Abbiamo, diciamo, tacciato la splenectomia di scarsa modernità, e sicuramente tra questi tre TPO è attualmente il farmaco che viene utilizzato nelle forme di piastinopenia che diventano persistenti e croniche. Vado velocemente. Queste tre terapie non hanno degli studi diretti di confronto, quindi in qualche maniera si è cercato di profilare il profilo appunto dei pazienti nella ricerca di un indicazione, suggerimento su cosa utilizzare. Si sono fatte anche delle valutazioni indirette tra vantaggi e svantaggi, vedete, per quanto riguarda i tre protagonisti della terapia del COVID-TP cronica, e poi andiamo a osservare altre linee guida di altri paesi, vedete che vengono inserite anche altri farmaci tipo microfenolato e fenofetile per quanto riguarda l'esperienza inglese, ma sostanzialmente credo che possiamo dire che questa diapositiva riassume bene lo stato dell'arte per quanto riguarda la terapia nelle forme croniche, cioè i pazienti che non rispondono al cortisone, i pazienti con ITP di tipo persistente va trattato col TPO agonista, credo che questo sia ormai accettato da tutti, un uso quindi precoce rispetto alle indicazioni che hanno provato alla registrazione di farmaci 10 anni fa, e nei pazienti che non rispondono al TPO si può utilizzare altri TPO, ne abbiamo quattro disposizioni ormai, e eventualmente discutere se il paziente può shiftare una terapia immunosuppressiva con rituxima o l'utilizzo di postamattin, che è l'ultima arrivata per quanto riguarda il trattamento di queste forme di seconda linea, e riservare farmaci più importanti per quanto riguarda l'utilizzo in terapia, l'immunosuppressione o la splenectomia nelle fasi più tardive di quei pazienti che appunto tendono a cronicizzare o necessità di terapia prolungata. Ovviamente per ogni terapia è necessario utilizzarla al meglio, quindi c'è una serie di box che ci dicono come utilizzare il cortisone in questo caso, come utilizzare la splenectomia per evitare le complicanze precoci tardive, un'evidenza, uno scenario, una cornice di stato dell'arte, il medico deve essere perfettamente consapevole di questo tipo di possibilità di evitare le complicanze di questi farmaci. Ci sono anche delle iniziative che ci aiutano a utilizzare al meglio i TPO agonisti. Ma concludo il mio intervento, perché non si può nominare il Covid, nominando e ringraziando il professor De Stefano, perché ha coordinato a livello italiano una serie di linee guida fondamentali, e qui vedete la versione che potete scaricare nel sito della SIE, che ci aiuta ad affrontare il problema della piastinopenia post-vaccinale o della piastinopenia in corso di infezione da Covid. Con questo io ho terminato e vi ringrazio molto dell'attenzione, ripassando la parola a Francesco. Grazie Marco per questa tua, diciamo, per i tempi che avevi, quanto più esaustiva, diciamo, presentazione sull'ITP, dalla fisiopatologia a come questa poi via via ha permesso di arrivare all'utilizzo di nuovi agenti terapeutici.
se non ci sono particolari domande, che casomai la dottoressa Cerioli mi aiuta nel rilevarle. Sì, non ci sono al momento. Quindi andiamo avanti, ed è arrivato quindi il momento di presentare quelli che sono stati 5 gruppi di lavoro. Dottoressa Cerioli, lei ha una diapositiva con gli argomenti? Sì. Mandiamo una diapositiva complessiva per adesso, sì, con tutti e 5 gruppi. Se eventualmente la condivido anch'io. Mi inserisco per farvi i complimenti per la precisione. Sono le 16 esatte, incredibile. Anche in questo senso. Ecco, come dicevo, abbiamo condiviso nell'ambito del Working Party 5 gruppi di lavoro, 5 tematiche, che riassumo essere quindi l'impiego precoce dei TPO mimetici nella pratica clinica, la qualità della vita, la gestione del paziente complesso, l'ITP secondarie e l'ITP in gravidanza. È ovvio che dovevamo un attimino distribuire tutti i partecipanti in questi 5 gruppi di lavoro, e abbiamo cercato di essere quanto più democratici possibile, diciamo, offrendo attraverso un questionario, diciamo, a ciascuno la preferenza a quale di questi 5 gruppi di lavoro partecipare. Quindi speriamo di aver fatto un buon lavoro accontentando un pochino tutti, ovviamente al 100% sarà sempre difficile, insomma speriamo di esserci riusciti il più possibile. E quindi è arrivato adesso il momento per presentare questi 5 gruppi, e passerei quindi la parola a Vilma Barcellini, che condivide con me questa, diciamo, sessione della presentazione dei gruppi di lavoro, per introdurre il primo. E ricordo solamente che ciascun gruppo ha un coordinamento rappresentato da una coppia di cui c'è il leader, diciamo, il leader tutore del gruppo, che è un membro del Working Party, a cui è stato affiancato un esperto in piastrinopenie al di fuori del Working Party. E passo quindi la parola a Vilma Barcellini. Grazie Francesco, grazie, mi unisco ovviamente a tutti i ringraziamenti già fatti e i complimenti a Marco Ruggeri per la bella presentazione. Sottolineo proprio l'importanza di partire sempre dai meccanismi patogenetici, perché è solo attraverso la conoscenza di questi e il tentativo maggior, diciamo spinto al massimo, di correggerli, che possiamo fare una terapia veramente ragionata. Mi piaceva, mentre ascoltavo Francesco e le diagnosi differenziali, ricordare fra quelle che lui ha elencato che anche noi abbiamo sbagliato per un certo periodo una diagnosi di TP scambiandola per una PNH. Quindi veramente credo che, insomma, bisogna stare molto attenti. Allora, il tema, questo primo gruppo, è l'impiego precoce dei TPO RA nella pratica clinica, un tema veramente caldo, soprattutto perché l'impiego precoce ci può evitare gli effetti collaterali del cortisone, che noi conosciamo, sia in termini di sovradosaggio, e quindi l'ipertensione, l'agitazione, il diabete, l'osteoporosi, e mi fermo qui, ma anche per quelli poco conosciuti che possono derivare dalla inibizione dell'assimo ipotalamo surrenalico a seguito della somministrazione anche di piccole dosi di cortisone, e possono esitare nella sindrome surrenalica acuta. Per cui, insomma, il cortisone, ottimo farmaco, ma veramente dobbiamo conoscerlo. E se riusciamo a evitare quanto più possibile l'impiego prolungato, questa è certamente una cosa buona. Non rubo altro tempo, e quindi direi che Nicola Vianelli ci può introdurre il gruppo, e poi certamente le due, diciamo, detentrici del potere, Cristina Santoro ed Elisa Lucchini, ci parleranno di ciò che hanno in mente. Buonasera a tutti, ringrazio Vilma, ringrazio Francesco, mi associo a Vilma nei complimenti nei confronti della bella presentazione di Marco. Mi confermate che vedete tutti a schermo completo? Perfetto, grazie. Okay. Ecco, questo è
la formazione, Cristina Santoro e Elisa Lucchini, e inizio facendo un attimo un po' il punto della, lo stato molto rapidamente dell'arte, nel senso riassumiamo come l'uso dei trombopoietino receptor agonist consenta l'ottenimento di una risposta duratura intesa come un numero di piastrine, è un termine che è spesso un po' variato nelle definizioni, ma comunque diciamo conta piastrinica superiore alle 50.000 in modo stabile durante il trattamento, e questo si può ottenere nel 40-60% dei casi. E sicuramente si è osservato in tutti gli studi, qui sono riassunti i principali studi registrativi e di estensione con i due TPO receptor agonist, una significativa riduzione in termini di eventi di disanguinamenti e necessità di terapia concomitante o terapia di salvataggio rispetto al placebo, lo standard of care. E, rovescio della medaglia, abbastanza discusso, c'è una certa vivacità di dati in letteratura sulla tossicità, sulla safety di questi farmaci, in particolare la complicanza trombotica che oscilla come incidenza attorno al 5-6% e come prevalenza, scusate, come incidenza tra il 3 e il 4% pazienti anno. E come vedete da questa tabella riassuntiva, e qui interessante vedere in questa recentissima meta-analisi come in effetti il percentuale di rischio, il risk ratio sia di 1.8, ma che in realtà quindi ci sia una tendenza un po' verso l'aumento del rischio di incidenza di complicanza trombotica nei pazienti con ITP che assumono il TPO mimetico, ma di fatto non c'è, se andiamo a vedere in questo forest plot, non c'è una differenza significativa. È bene comunque sottolineare che in altri studi invece si è dimostrata una tendenza ovviamente più significativa all'occorrere di complicanze trombotiche. Comunque questo è un dato molto recente che vedete nella meta-analisi, a mio avviso molto interessante. Torno molto rapidamente sull'importanza dei TPO mimetici, TPO receptor agonist, come faceva presente prima Marco Ruggeri, che di fatto questa è una tabella che confronta le linee guida americane del 2011, venendo poi più recentemente l'International Working Group 2019 e le linee guida americane 2019, e vedete come in seconda linea di fatto i tre, presidi terapeutici citati sono appunto i TPO, receptor agonist, rituximab e splenectomia. Ovviamente la splenectomia relegata nella fase cronica, quindi non in una fase di nuova diagnosi o di persistenza di malattia, quindi entro l'anno, e sempre più un po' relegata verso destra nel tempo, e di fatto emerge come, soprattutto negli ultimi tempi, un po' anche dai commenti del panel dei membri che hanno partecipato alla stesura di queste linee guida, vedete il 75% ha optato per il TPO rispetto al rituximab. Prescrivibilità dei TPO receptor agonist in Italia. L'eltrombopag è prescrivibile e rimborsabile a partire dal sesto mese della diagnosi, invece romiplostin, dato più recente, dal 10 dicembre del 2020, dopo il fallimento di un trattamento, quindi in pratica in seconda linea anche prima del sesto mese. Qual è un po' lo scopo di utilizzare il TPO receptor agonist più precocemente? E innanzitutto cosa si intende per uso precoce? E fondamentalmente, se andiamo a vedere un po' i dati della letteratura, in pratica dopo faccio una seppur rapida ma insomma carrellata sui dati che sono un po' disponibili, diciamo che si parla di nuova diagnosi e persistenza di malattia, quindi diciamo entro l'anno. L'uso precoce ha lo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo degli steroidi con la loro conseguente tossicità, e di sfruttare il fatto che di fatto il disordine immunologico non ha avuto ancora il tempo
per, concedetemi il termine, radicalizzarsi ed espandersi verso la fase cronica, quindi diventare una malattia decisamente più difficile, da, più ostica, più difficile da trattare. Questo mi piace rimarcare questo concetto che ha sempre un po' sostenuto ed è stato secondo me uno dei primi a farlo presente e il nostro caro amico Roberto Stasi, grande ricercatore che ha dato un grossissimo contributo a questa, allo studio di questa patologia. E di conseguenza ne derivano tante domande che io vi ho elencato qui e che possono essere, quindi possiamo vedere in un secondo tempo, essere fonte, che sono state, cioè fonte di studio, fonte di argomentazioni nell'ambito del nostro gruppo e sono state anche fonte di discussione e di dibattito in letteratura. Quale efficacia si è utilizzati più precocemente rispetto all'uso, diciamo, in fase più avanzata di malattia in cronica? È possibile sospendere il trattamento nei responsivi e mantenere la risposta nel tempo? Quali pazienti possono essere candidabili al tapering e sospensione? Come gestire la sospensione, cioè modalità del tapering? Come gestire il follow-up dopo la sospensione? Come gestire l'eventuale ricaduta che può accadere dopo la sospensione? La campagna, scusate, la pandemia e la campagna vaccinale possono in qualche modo impattare sulla scelta di avviare il paziente alla fase di tapering discontinuation? Sono tutte domande, argomenti che sono state in parte affrontate dalla comunità scientifica che si interessa dell'argomento, ma per la quale non sempre sono state trovate delle risposte univoche. Questa è una meta-analisi che ho trovato interessante, che avevo un attimo selezionato, del 2018 a RAI, che va a guardare, va a individuare le terapie upfront, le più utilizzate, dando appunto definizione di sustained response o overall response che vedete qui, e utilizza una metodica statistica, questa Surface Under the Cumulative Ranking Curve, la SUCRA, che di fatto, in parole povere, rappresenta il rapporto gerarchico tra efficacia e rischio di eventi avversi che ogni trattamento di per sé comporta. Quindi un trattamento che ha un SUCRA, un valore 100%, indica il migliore in termini di efficacia con un basso prezzo in termini di tossicità. Zero è l'esatto contrario. Qui ha selezionato l'autore Arai 21 studi randomizzati, ma questo è fittissimo, si vede male, ma questo avevo selezionato a suo tempo perché è un lavoro che avevo già visto da tempo, che aveva attirato la mia attenzione. Sono tre studi, vedete, che utilizzano, si parte qua in piccolino, ma dalla Mazzucconi, citata più volte, è stata un po' la nostra maestra per parecchi di noi, anche nell'ambito ovviamente del GMEMA, 1985, sull'uso del cortisone, dosaggi diversi, eccetera. Ma venendo all'argomento di nostro interesse, i TPO mimetici vengono considerati in tre studi soltanto, tre studi, guarda caso, cinesi, e tutti e tre utilizzando un TPO ricombinante fatto in casa, quindi non farmaci che in Occidente qui utilizziamo, registrati, eccetera, eccetera. Comunque, vedete che per quanto riguarda sia la sustained response che l'overall response, il TPO, i protocolli TPO ricombinante e rituximab contenenti hanno ottenuto il miglior punteggio per quanto riguarda la sustained response, e addirittura il TPO receptor agonist ha ottenuto il miglior punteggio per quanto riguarda l'overall response, che è la risposta un pochino più a breve termine. In conclusione, viene un po' sottolineato questo aspetto e quindi a supporto di un uso molto più precoce, upfront addirittura,
di TPO receptor agonist e di rituximab rispetto al solo cortisone, e quindi ovviamente i due farmaci abbinati al cortisone, e quindi si presuppone, si auspica un testa a testa tra questi, questi presidi terapeutici in protocolli randomizzati, prospettici, controllati. Questo è un altro studio, una review sistematica della letteratura di Gleesman su l'efficacia e la sicurezza di farmaci prevalentemente utilizzati in seconda linea dopo il cortisone, quindi si rifà prevalentemente ai TPO receptor agonist e al rituximab. Come potete vedere, ahimè, non ci sono tantissimi studi prospettici corti, studi randomizzati, o comunque se non come braccio singolo controllati prospettici, sono prevalentemente retrospettivi. Qui vedete che sia per quanto riguarda l'overall platelet response osservata nei trials fatti con il trombo parituximab o romiplostim, andiamo a vedere il forest plot, il trombopag e romiplostim hanno il risultato migliore in termini di overall platelet response, sia per quanto riguarda il complete platelet response che rescue therapy, la necessità di fare una terapia di salvataggio, e sia per quanto riguarda l'occorrere di sanguinamenti. E passiamo quindi agli studi di real life sull'efficacia dei TPO receptor agonist usati precocemente. In questo studio spagnolo, su 220 pazienti, 60 pazienti hanno utilizzato il TPO, il trombopag in fase di nuova diagnosi o persistente, e vedete, lo studio serve per andare a vedere di fatto la risposta, la tipologia di risposta in pazienti che hanno utilizzato il farmaco in nuova diagnosi, in fase persistente cronica, e vedete che c'è una differenza che sembra, cioè che appare abbastanza evidente, sia per quanto riguarda la risposta che la risposta completa. Tuttavia, in questo studio non emerge una differenza significativa in termini di risposta nell'uso in fase di nuova diagnosi o in fase di cronicità. Stessa cosa, vedete, adesso con contesti diversi, qui si chiede ovviamente una risposta in più del 75% delle misurazioni, più almeno il 90%, oppure una durable response intesa come 6 o più settimane di risposta con un PSTN superiore almeno alle 50.000 tra la settimana 17 e 24 di trattamento, ma vedete, il senso del messaggio è che non c'è sostanzialmente una differenza significativa con il romiplostim, in questo caso lavoro della Lozano, che prende spunto dal pooling di 9 studi, che è un totale di 911 pazienti precedentemente descritti da Cooter. Vedete, non c'è una differenza significativa in termini di risposta con una tempistica differente. Rapido cenno, in questo lavoro si comincia a fare cenno alla TFR, Therapy Free Response, 16% ottenuta in pazienti che hanno utilizzato il farmaco molto precocemente, cioè entro l'anno dalla diagnosi, 6% nei pazienti invece che l'hanno utilizzato più tardivamente. Questa è una tabella che ho modificato e preso in parte dal lavoro di Elisa Lucchini, pubblicato recente nel 2021, già citato, sull'utilizzo di il trombopag in seconda linea, cioè molto vicino, diciamo, al fallimento della prima linea con il cortisone. E vedete, in questa tabella vi ho sottolineato in rosso il fatto che tra tutti questi studi che prendono in considerazione la discontinuazione del TPO receptor agonist, sia esso romiplostim che il trombopag, solo lo studio di fatto di Newland e gli studi di Newland e della Lucchini hanno completamente la casistica rappresentata da pazienti in fase precoce, e vedete che la percentuale di pazienti che discontinuano, che sono in grado di discontinuare il farmaco mantenendo la risposta con una mediana
di follow-up che vedete qui all'estrema destra oscilla tra il 15 e diciamo il 30, a parte questa segnalazione di Monica Carpenedo con il loro Miplustin, ma abbiamo il 50% di pazienti in cronico, era un po' una miscellanea, ma comunque 43%, dato molto incoraggiante. E quindi possiamo riassumere che circa il 40% dei pazienti in trattamento con TPO receptor agonist si avvia al tapering del TPO receptor agonist con l'intento di discontinuare. In base ai dati che vi ho scorso velocemente, circa il 15-35% abbiamo visto ottiene una risposta sostenuta nel tempo anche dopo sospensione, e c'è circa un 15-30% di questa categoria di pazienti che ricade dopo il tapering discontinuazione. Qui vi elenco, per rimanere nei 10 minuti che avevo a disposizione e non vado oltre, vi elenco i vari Delphi o revisione, in questo caso è una real world recommendation di Francesco Zaio fatto nel 2020, ma dopo in parte sono usciti anche dei Delphi, delle survey, dei consensus sulle modalità, cioè sulle come individuare i pazienti meritevoli di un tentativo di tapering e successiva discontinuation, e anche come individuare la metodologia ottimale di discontinuazione. Con questo ho terminato e passerei la parola alle mie due colleghe, Cristina Santoro ed Elisa Lucchini, che hanno un po' e presentano un po' quello che abbiamo elaborato, discusso, pensato come possibilità di lavoro di gruppo. Grazie. E forse la dottoressa Cerioli deve presentarci il gruppo adesso prima di presentare il progetto stesso? Ma il gruppo, se hanno seguito, tu hai fatto vedere la diapositiva, o no, forse ho la video. Dottoressa Cerioli, ce lo fa vedere adesso? In modo selezionato, se ce lo vuol far vedere, se no si vedeva anche nella diapositiva che avete fatto vedere all'inizio di questa sessione. Sì, era omnicomprensibile. Sì, chiedo alla regia di mettere la slide di questo gruppo, perfetto. Direi che è un gruppo piuttosto nutrito. Quindi Bisegna, Buonuomo, De Paulis, Frailone, Innao, Lanza, Napolitano, Simonetti, Urso, Zanier. Prego allora Cristina ed Elisa. Sì. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie insomma dell'occasione dataci sia da Amgen che poi appunto tramite questa attività del GMM e del Working Party, che è sicuramente un'attività molto stimolante, io credo, sia per noi che diciamo tra virgolette facciamo un po' da coordinatori del lavoro, e sia sicuramente per chi partecipa appunto nel gruppo stesso. Allora, io volevo condividere solo la slide, in realtà diciamo con Elisa abbiamo una slide, dunque, però c'è, oppure perché c'è ancora la condivisione mi sa di Nicola e non me abbiamo, la fa fare. Abbiamo tolto adesso, okay. Veda se riesce. Perfetto. Allora. Ok, allora, la metto in presentazione. Allora, diciamo che comunque con Elisa appunto ci alterneremo un attimo, giusto per dire diciamo qualche parola su questi che sono un po' i punti di quello che è il lavoro che pensiamo di andare a svolgere. E abbiamo pensato innanzitutto di partire da una revisione della letteratura sull'early use dei TPO mimetici. E questo diciamo, si può fare, diciamo, poi ci focalizzeremo maggiormente anche su quelle che sono le modalità operative di questa cosa, però diciamo, potremmo sia anche focalizzare sulle diverse fasi, no? Quindi magari andare a vedere effettivamente l'uso nella nuova diagnosi,
Nella fase persistente, magari soprattutto diciamo, tra il terzo e il sesto mese, e poi diciamo, dividere invece quello che è il se, diciamo, tra il sesto e il dodicesimo mese. Quindi vedere appunto, diciamo, già anche prendendo un po' spunto da questa bellissima carrellata che ci ha fatto Nicola, che ha fatto veramente diciamo, già un grande lavoro, però sicuramente partire da un approfondimento dell'argomento diciamo, in letteratura. E quindi questa come prima cosa, diciamo, come prima attività di base. Prego, Elisa. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi appunto pensavamo di approfondire questi quattro punti. I primi due sono un po' più teorici, i secondi due sono un po' più pratici e quindi iniziare appunto da quello che sappiamo già, quindi quello che c'è già in letteratura e come dicevamo appunto concentrarsi sull'utilizzo precoce. Che appunto dei tipi omimetici. Un utilizzo precoce si può dividere, diciamo, dicevamo, in due fasi. Quello più comune è in genere in seconda linea, in chi appunto non risponde alla terapia di prima linea, e seguendo anche quelle che sono le indicazioni dei farmaci a nostra disposizione. Quindi con il trombopag appunto bisogna aspettare 6 mesi, con il romiplostim si può iniziare anche più presto, e diciamo che questo ci riporta al secondo utilizzo precoce, che è quello appunto dei pazienti che sono ancora nella fase di nuova diagnosi e che magari non hanno avuto nessuna risposta alle terapie di prima linea, agli steroidi e alle IGVENA. E diciamo appunto che su questo ci sono degli studi già pubblicati, dei protocolli, degli studi clinici anche appunto proprio in prima linea in combinazione, e quindi volevamo un attimo approfondire questi due aspetti, ecco, del trattamento precoce. Okay. Poi abbiamo, diciamo, come secondo anche che è un argomento molto correlato con l'early use, è sicuramente anche fare una revisione della letteratura su quella che è il, diciamo, il tapering e la discontinuazione dei tipi omimetici. Quindi diciamo anche valutare se, diciamo, ci sia qualcosa in più da dire su un eventuale algoritmo, diciamo, riguardo il tapering, e questo in base ovviamente ai dati disponibili. Questi due argomenti sono molto correlati tra loro, anche proprio perché abbiamo visto, no, come anche, diciamo, l'utilizzo precoce del TPO mimetico può, diciamo, potrebbe favorire la discontinuazione, no, della terapia, mantenendo diciamo, una risposta sostenuta off treatment. E quindi, ecco, diciamo, questo è l'altro argomento da approfondire e valutare se diciamo, c'è ancora qualcosa da dire rispetto appunto alla modalità di taper in discontinuazione, e quindi anche questo, diciamo, la stesura di questo algoritmo potrebbe essere un'altra attività da fare nel gruppo. E quindi se poi, diciamo, come terza attività, sicuramente quella di diciamo, condividere dei casi clinici riguardanti appunto l'outcome dei pazienti trattati con early use, e in quali poi magari è stato fatto anche un tapering con diciamo, il mantenimento della risposta sostenuta. E questo può essere, diciamo, un'attività di condivisione sia di casi clinici portati dai partecipanti al gruppo, e anche ovviamente da noi, quelli che abbiamo avuto l'occasione di trattare nella nostra, diciamo, pratica clinica, e quindi da mettere in condivisione appunto, e diciamo, poter avere proprio una discussione, una condivisione diciamo sulla gestione della pratica clinica. Prego, Elisa.
Sì, questo era un punto più per confrontarci su quello che facciamo effettivamente con gli altri partecipanti del gruppo, quello che si fa nella pratica clinica e sui casi magari anche un po' più particolari o quelli che ci hanno messo in difficoltà oppure quelli che appunto diciamo hanno avuto la possibilità di utilizzare i TPO mimetici precocemente, sono riusciti magari anche a discontinuarli, ecco, era proprio una cosa più basata sulle esperienze reali di casi clinici più particolari, insomma più significativi. Sì, e poi l'ultimo punto, non so se lo volevi introdurre te, visto che è stata l'ultimo proprio una punto tua era quello appunto sempre basato sulla pratica, sulla clinica, sulla nostra pratica quotidiana, insomma, di proporre un questionario, una survey per andare a valutare come nella realtà vengono utilizzati i TPO mimetici in questo setting, quindi nella fase di nuova diagnosi e nella fase persistente, in modo tale appunto da riuscire a ricavare degli aspetti più pratici, i nostri aspetti pratici e come vengono utilizzati, come viene effettuato il tapering e eventualmente anche come vengono poi gestite le ricadute, se c'è anche una letteratura che si basa su poi l'efficacia del riutilizzo di questi farmaci oppure lo switch tra l'uno e l'altro e quindi approfondire questi aspetti mediante un questionario. Sì, questa attività della survey insomma, ci sembrava molto, molto carina, molto interessante perché spesso, no, nei vari consessi in cui ci siamo trovati insieme a discutere diciamo, tra noi ci siamo sempre detti che effettivamente nella nostra pratica clinica i TPO mimetici li utilizziamo in maniera molto più versatile e precoce, no, di quella che invece sono le indicazioni diciamo, anche registrative, eccetera. Per cui, insomma, secondo noi, un po' a completamento di questo percorso, l'idea di fare una survey da poter poi inviare ai centri GMEMA fondamentalmente e da cui poter ricavare magari delle informazioni interessanti su come è la pratica, diciamo, sul territorio dell'utilizzo precoce dei TPO mimetici con tutti gli aspetti che Elisa ha sottolineato, magari già avendo una base di letteratura, no, da cui partire per diciamo, fare un po' appunto un cappello, potremmo magari anche riuscire a, diciamo, a realizzarci qualcosa, magari una piccola pubblicazione, qualcosa di questo tipo, a completamento, insomma, un po' del lavoro del gruppo e insomma, per dare anche un po' una forma, diciamo, più ufficiale a quello che abbiamo fatto. E queste un po', insomma, appunto, quelle che sono state le nostre idee, le abbiamo condivise ovviamente con Nicola. E poi adesso ecco, su quelle che sono le modalità più operative ovviamente ci risentiremo e poi ci sentiremo con tutti i membri del gruppo. Va bene, grazie. Sì, abbiamo concluso con questa. Non so se... Grazie Cristina, grazie. Ed Elisa, grazie Nicola. E quindi quello che tu hai detto in conclusione mi sembra che possa essere anche un aspetto non da trascurare di questa iniziativa, quello quindi di cercare anche di finalizzare lo sforzo di questi gruppi di lavoro per cercare di produrre anche un documento scientifico. Quindi... Sì, qualcosa magari anche insomma senza grosse, no, diciamo, velleità, però il poter utilizzare, no, questo spazio e queste energie, no, per fare qualcosa di produttivo magari. Assolutamente, fa parte di quelli che sono gli obiettivi di questo corso di formazione. D'accordo, allora io passerei adesso a introdurre io il secondo gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro sulla qualità della vita. Allora, la qualità della vita è una tematica sempre più attuale nel campo delle pessinopenie immuni, ansia e la fatigue rappresentano due sintomi che accompagnano spesso il paziente, a volte anche il medico, ma insomma è rivolto anche al paziente, diciamo. E pertanto abbiamo chiesto a Fabio Efficace di poter dirigere, diciamo, questo gruppo di lavoro. Fabio Efficace sarà anche chi introdurrà questo progetto. Prego Fabio.
Buonasera a tutti. Vedete lo schermo? Sì, perfetto. Grazie. Ok, bene. Allora, cerco di recuperare i 5 minuti. Allora, innanzitutto ringrazio la Mattioli, ringrazio il professor Zaia per l'opportunità, insomma, di questa sessione e dell'organizzazione del gruppo di lavoro sulla qualità di vita, che, come diceva il professor Zaia, rappresenta, diciamo, una tematica molto importante in questa patologia. Parto da una, diciamo, considerazione, perché tante volte quando si parla di qualità di vita, soprattutto in ematologia, spesso si dice che sia una tematica nuova, un qualcosa di nuovo, ma non è così. Questa è una pubblicazione del 1975 su Lancet in pazienti con leucemie. Guardate quello che diceva proprio nell'abstract, della qualità di vita nelle leucemie è importante quanto la quantità. Quindi questo solo per dire che anche qui nelle ITP noi ci occupiamo di una tematica che è sempre stata in maniera implicitamente importante dal punto di vista del medico, non potrebbe essere altrimenti. Quello che è cambiato nel corso del tempo è il modo, il rigore con cui la misuriamo, la quantifichiamo e la utilizziamo. Quindi solo per dire che concettualmente non c'è niente di nuovo. Un altro aspetto, io qui faccio, ecco, per dare, diciamo, un po' dei lumi sulla mia presentazione, una presentazione un po' generale dove faccio vedere anche nella parte finale alcuni aspetti specifici sulle ITP, e poi il dottor Federico Chiurazzi dirà qualcosa ancora più specifico e sulle prospettive del gruppo. Allora, qualità di vita non è tossicità. Tante volte implicitamente pensiamo che le tossicità si traducano nella qualità di vita del paziente. E questo la letteratura ci dice che non è così. I standard toxicity criteria che conosciamo tutti, che vengono utilizzati in sperimentazioni cliniche o tante volte utilizziamo nella pratica clinica, ha due tipi di tossicità, diciamo tossicità che potremmo definire laboratory based information, quindi quelle tossicità anemia, neutropenia, quelle tossicità ematologiche o anche biochimiche che misuriamo normalmente, ma c'è una parte, circa un 10% delle tossicità, dei CTC criteria, che sono, diciamo, dirette osservazioni del medico. Che tante volte, ecco, pain, fatigue, rash, tante volte noi tendiamo a utilizzare questo tipo di informazione che viene dai CTC criteria come surrogati della qualità di vita del paziente. Beh, la letteratura ci dice che possiamo fare affidamento come dati oggettivi sul concetto di tossicità per quanto riguarda il tossicità laboratory based, quindi quando parliamo di anemia, una tossicità assolutamente oggettiva. Quando invece ci riferiamo o tentiamo di misurare i sintomi e la qualità di vita del paziente con le osservazioni dirette del medico, la letteratura ci dimostra che le cose non stanno così e questo dato non è un dato attendibile. Allora, per darvi, questa è un'informazione, una slide che presento spesso, questa è la visione del medico e la visione del paziente in dei trial, qui parliamo di tumori solidi perché non abbiamo una mole di dati così importante nei tumori del sangue. Le barre azzurre rappresentano la tossicità any grade of severity riportata dal medico e le barre rosse rappresentano la tossicità riportata dal paziente per quanto riguarda le tossicità di grado alto. Per esempio, quello che vedete è che anoressia nel 74% dei casi era sottostimata dai medici, la nausea era stimata nel 41% dei casi. Quindi c'è questo mismatch da quello che è la percezione del medico e la percezione del paziente su quanto riguarda aspetti relativi ai sintomi. Questo
è un altro dato. Qui invece vediamo una popolazione di pazienti con leucemia mieloide cronica. Come sapete, i pazienti quindi in terapia cronica, nel caso specifico erano pazienti trattati con imatinib, dove era stato chiesto al medico e al paziente di valutare l'intensità dei sintomi. Questo è uno studio pubblicato qualche anno fa su Ematologica. L'aspetto interessante su cui vorrei, diciamo, destare la vostra attenzione, che a differenza di un trial clinico, in questo studio osservazionale c'era più dell'80% dei pazienti che era in cura con quel medico da almeno 3 anni. Quindi parliamo, questo ve lo faccio vedere proprio per darvi, diciamo, l'entità del problema, che erano pazienti che conoscevano il medico, quindi c'era un rapporto tra medico-paziente. Quindi non parliamo di trial clinici dove tante volte il paziente non conosce il medico, ma qui c'era un rapporto tra medico e paziente. E questo è il dato, ma adesso lo semplifichiamo. Quello che vedete nella parte a sinistra del grafico, le barre arancioni e le barre rosse, rappresentano la percentuale di sottostima del medico rispetto a quel sintomo specifico. Questa la mandiamo velocemente, ma si riassume nel caso più importante, che nel caso per esempio della fatigue, c'era un agreement sull'intensità di quel sintomo soltanto nel 39% dei casi, e i medici nel 51% delle osservazioni sottostimavano la fatigue del paziente. Cosa al contrario per quanto riguarda lo stato di salute del paziente: nel 67% delle comparazioni il medico sovrastimava quello che era lo stato di salute del paziente. Qui parliamo di una patologia ovviamente cronica, nel caso specifico LMC. Allora, questo per fare un excursus, per dire quanto il problema sia stato riconosciuto nella comunità internazionale, tanto che la NCI, quindi l'ente che inventò, tra virgolette, circa 40 anni fa, i CTCA criteria che utilizziamo per monitorare la tossicità, qualche anno fa sviluppa, ovviamente attraverso un processo rigoroso che è durato anni, una versione delle tossicità che deve essere valutata dal paziente stesso. Quindi c'è un cambio culturale importante a livello internazionale, e parte proprio dall'NCI, che crea quella che chiama i PRO CTCA criteria. Quindi un set di circa 80 sintomi che devono essere valutati dal paziente e che complementano quello che è la tossicità rilevata dal medico. Quindi questo per darvi un'idea della magnitudo del problema, di quanto sia importante adesso rilevare la percezione del paziente nella pratica clinica e nei trial clinici. Quindi questi PRO CTCA criteria vengono ormai sempre più utilizzati in sperimentazioni cliniche internazionali, ma anche nella pratica clinica sempre di più. E adesso veniamo a un aspetto importante, perché dicevamo prima che la qualità di vita concettualmente è un concetto antico in ematologia, non potrebbe essere altrimenti, come medici ci occupiamo anche della qualità di vita del paziente. Ma nel corso degli anni quello che ci ha aiutato molto è la tecnologia. Adesso immaginare che un paziente compili questi questionari in maniera cartacea e che poi qualcuno li inserisca da qualche parte, che poi qualcuno li interpreti in un certo modo, è un lavoro non da poco, che quindi viene diciamo non fatto nella pratica clinica. Quindi questo è un esempio concreto che vi faccio vedere, ma esistono altre realtà. Questa è una piattaforma digitale Alliance per la raccolta dei dati di qualità di vita e sintomi nei pazienti con, nel caso specifico, hematologic malignancy, ma potrebbe essere aperta anche ovviamente a pazienti ITP in futuro. Quindi è una piattaforma digitale dove tutti i pazienti con hematologic malignancy collezionano dei dati sui loro sintomi e la loro qualità di vita in maniera sistematica. Il medico dà una password e il paziente, tramite un'app scaricabile su qualsiasi smartphone o da casa, insomma qualsiasi strumento digitale, compila in maniera rutinaria i suoi sintomi. E questo
Immaginate che noi già abbiamo in questo portale già più di circa 500 pazienti su diversi, diciamo, ospedali sul territorio italiano. E quello che il medico vede, perché l'interpretazione ovviamente del medico è fondamentale, è una cosa del genere. Questo è un layout di quello che il medico ha sul suo schermo, di quello che è il profilo sintomatico del paziente. La piattaforma registra quando c'è un sintomo clinicamente importante. Adesso non entro nel merito di come è definito clinicamente importante, ma la piattaforma manda un alert laddove c'è una barra rossa, rappresenta un sintomo clinicamente importante. Questo è un layout vero, ovviamente di un paziente anonimo, e quindi il medico ha una percezione, diciamo, più aumentata su quello che è il reale stato di salute e dei sintomi del proprio paziente. E quindi in base a questo profilo il medico può fare o non fare certe cose. Quindi è uno strumento che aiuta il medico a capire meglio quello che è il burden dei sintomi del proprio paziente. Quindi questo per chiudere il cerchio di come in un'ottica moderna noi facciamo la raccolta del dato di qualità di vita e lo presentiamo al medico per facilitarlo nel processo decisionale. Quindi è semplicemente un'informazione in più che il medico ha. Adesso vi faccio vedere qualche dato recente nelle ITP, e poi insomma il dottor Chiurazzi espanderà, ma questo è soltanto per dire quello che è stato fatto. Ovviamente questa non è una review omnicomprensiva, ma soltanto per enfatizzare l'importanza della qualità di vita nelle ITP. Questo è uno studio fatto qualche anno fa insieme alla dottoressa Mazzucconi all'interno del GMEMA. Era uno studio, diciamo, osservazionale, reclutati 420 pazienti, l'età mediana 54 anni. Quello che è stato fatto è comparare per vedere quanto la qualità di vita di questi pazienti è inficiata rispetto ai loro pari nella popolazione generale, perché, diciamo, una delle prime questioni è, beh, sì, sappiamo che c'è un problema importante, però quanto è importante? Esistono delle limitazioni che questi pazienti hanno rispetto a un loro pari, quindi in termini di età, sesso, comorbidità e altre variabili confondenti importanti in termini di qualità di vita? Beh, era stato visto che esistono differenze clinicamente rilevanti per quanto riguarda l'aspetto del funzionamento fisico e anche sotto l'aspetto, diciamo, un po' più emotivo rispetto ai loro pari nella popolazione generale. Quindi esiste un problema, è un problema clinicamente rilevante in queste aree. Quello che è stato fatto è anche un'analisi un po' più approfondita. Prima si parlava della classificazione delle ITP. Quella che vedete qui è la comparazione in base alla fase di malattia. Quindi abbiamo diviso il sottocampione dei 420 pazienti in nuovi diagnosticati, persistenti e cronici, e abbiamo comparato la loro qualità di vita con i loro pari nella popolazione generale. Allora, le barre rosse, per essere, diciamo, concreti, rappresentano il profilo di qualità di vita dei pazienti persistenti, le barre gialle il profilo di qualità di vita dei pazienti cronici e le barre verdi i pazienti newly diagnosed. Più la barra scende, non entriamo nei meandri della statistica, ma quello è l'effect size, quindi è la magnitudo del problema della qualità di vita in quella determinata area. E quello che vedete anche a occhio è che i pazienti persistenti rispetto ai loro, diciamo, ai nuovi diagnosi o cronici erano quelli che avevano i maggiori problemi in termini di qualità di vita. Quindi questo è un sottogruppo, i persistenti, che riportavano più problemi in diverse aree. Un altro studio recente, appunto, fatto dal dottor Caocci, in cui si è stati visti diversi aspetti, tra cui il ruolo della splenectomia in questa popolazione. Diciamo che questo è uno studio osservazionale, retrospettivo, ma un dato interessante è questo.
Questa è la qualità, il profilo di qualità di vita dei pazienti splenectomizzati rispetto a pazienti che ricevono TPO o altri medical treatment rappresentati dalle barre verdi. L'istogramma rosso rappresenta i pazienti splenectomizzati. Quindi quello che vedete è che il profilo di qualità di vita dei pazienti splenectomizzati ha delle, diciamo, degli impairment clinicamente rilevanti rispetto a pazienti che ricevono altri tipi di trattamento. Quindi questo un po' corrobora quello che era già stato visto nella letteratura, che la splenectomia ha comunque un evento avverso in termini di qualità di vita. Io questa credo possiamo saltarla. Questo qui è uno studio recentissimo, molto, molto interessante, su American Journal of Hematology, fatto da Cooper and Colleagues e Bussell. Ve lo faccio vedere perché è uno studio appunto real life, una survey fatta su 1500 pazienti TP. E l'aspetto interessante che hanno visto gli autori sono due aspetti, cioè quanto il funzionamento nella vita quotidiana, quindi le limitazioni sull'aspetto fisico impattano la qualità di vita e quanto le limitazioni invece un po' più dal punto di vista psicologico impattano sulla qualità di vita. Beh, questo articolo su American Journal of Hematology è molto interessante perché ci fa vedere dei dati molto interessanti. Allora, quella che vedete qui è la percentuale dei pazienti che riporta dei problemi. Per esempio, io vi farei vedere, ecco, nel caso specifico, questo dato. Ecco qua. Allora, immaginate che il 42% dei pazienti riportava appunto l'impatto in termini di mancanza proprio di energia sulla qualità di vita, e il 42% dei pazienti riportava che questo era un sintomo percepito spesso, molto spesso. La stessa cosa per quanto riguarda le capacità di esercizio, cioè il 34% dei pazienti riportava questa problematica in maniera, diciamo, molto frequente. Vi faccio vedere l'altro dato invece su un po', diciamo, quello che è l'aspetto un po' più psicologico, e voi immaginate che il 63%, ho riportato qui soltanto le percentuali sopra il 50%, dei pazienti che riportava quanto alcune questioni specifiche relative agli aspetti psicologici influenzava la loro qualità di vita. Quindi il 63%, per esempio, dei pazienti era preoccupato che la sua condizione potesse peggiorare. Il 53% dei pazienti era spesso ansioso, nervoso circa la conta delle piastrine, e quindi questa è anche un'immagine che riflette quanto questa patologia abbia delle implicazioni dal punto di vista psicologico nella vita di tutti i giorni e anche fisici, che impattano notevolmente sulla qualità di vita. Questo è sempre un dato che viene da questa survey su American Journal. Dobbiamo cercare di stare dei tempi, sai? Sì, questa è l'ultima. Questa invece è la percezione del medico, che considerava il miglioramento della qualità di vita come il secondo, diciamo, treatment goal importante in questa patologia. Quindi anche dal punto di vista del medico, il miglioramento della qualità di vita è fondamentale. Il 64% dei medici riportava questo come un treatment goal molto importante. Quindi io qui chiuderei, diciamo, i principali main take home message, che questa patologia ha un grande impatto sulla qualità di vita e che comunque il miglioramento della qualità di vita è ormai un treatment goal molto importante. Quindi adesso credo dovremmo rimanere nei tempi. Passo la parola a Federico Chiurazzi. Grazie a tutti per l'attenzione. Prego, Federico. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Un attimo, cerco di condividere lo schermo.
E poi ricordo alla dottoressa Cerioli se ci prepara la slide con i partecipanti a questo gruppo. Sì, intanto magari chiedo al tecnico, mentre il dottor Chiurazzi si organizza, se ci dà un secondo condividiamo la slide di questo gruppo 2, così vediamo insieme chi lo compone. Quindi coordinatori Fabio Ficacci, Federico Chiurazzi, partecipanti Paola Arcuri, Giulia Bartalucci, Roberta Battistini, Elisa Buzzatti, Cristina Crissa, Cristina Danesin, Daniele Grimaldi e Serena Mazzotta. Bene, allora se il dottor Chiurazzi ha una slide da condividere, togliamo questa. Ok. Allora, ci provo. No. Ci siamo, sì. Non è questa la slide. Scusatemi. Perfetto, grazie. Okay. Allora, cercherò di essere il più breve possibile e lasciate due secondi per ringraziare anche me, il GMEMA per l'invito, Francesco Zaia come coordinatore di questo evento, ma principalmente fatemi ringraziare Fabio Efficace che mi ha affiancato in questa esperienza per me, diciamo in gran parte del tutto nuova sulla qualità di vita. Non è un argomento di cui mi sono interessato spesso, però mi ci sono immerso con entusiasmo, anche grazie, con pochi timori, grazie al fatto di sapere di avere al fianco una persona che è un'autorità sull'argomento. Questo è il gruppo che però avete già fatto vedere voi precedentemente, gruppo quasi esclusivamente femminile, e a conferma diciamo che ormai l'ematologia è quasi del tutto femmina, e sono quasi tutti diciamo da Roma in su. Io spero che sono l'unico terrone del gruppo e spero che la cosa sia del tutto casuale e che non ci sia un interesse differente diciamo nei confronti dell'argomento in tutti i centri italiani. Questa la possiamo anche esaltare. Era soltanto questo c'è poco da aggiungere a quello che ha già detto Fabio, quindi andrò molto rapidamente. Soltanto come una volta il paziente si trova in una conta piastrinica base, quindi con necessità di iniziare un trattamento, ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Dal lato gli effetti collaterali legati al tipo di terapia che viene scelta per quel paziente, dall'altro la sintomatologia. Mettendo insieme i due aspetti che riguardano la terapia con i suoi effetti collaterali e la sintomatologia emorragica, vengono fuori tutte le conseguenze sulla qualità di vita del soggetto, sia per quanto riguarda la parte emozionale, funzionale, l'attività lavorativa del paziente. Io vi ho soltanto messo alcuni punti fermi che secondo me sono presenti in letteratura sulla qualità di vita e sono le principali informazioni che ho trovato in letteratura. Questa è una diapositiva proiettata quasi sempre quando si parla di qualità di vita nei soggetti con ITP, che sta a testimoniare come la qualità di vita del soggetto ITP sia decisamente inferiore rispetto a quella del soggetto con una conta piastrinica normale e come ci sia una correlazione tra il livello di piastrinopenia e la qualità di vita. Più bassa sono le piastrine, più scarsa appunto è la qualità di vita del paziente. Altro elemento cardine, diciamo, presente in letteratura, come l'introduzione dei TP omimetici abbia cambiato un po' la storia, come abbia influenzato la qualità di vita dei pazienti con ITP. Questo sia per quanto riguarda il TP orale, sia per quanto riguarda quello somministrato per via sottocutanea,
e questo studio penso che conoscete un po' tutti, come paragonando la qualità di vita dei pazienti con placebo e con standard of care, i pazienti che utilizzano i TPO mimetici hanno una qualità di vita migliore non solo ai pazienti che non fanno che trattati con placebo, ma anche in quelli trattati con terapia steroidea con la standard of care. Questo è soltanto l'elenco per introdurre un po' con le nostre ipotesi di lavoro, l'elenco delle preoccupazioni e delle limitazioni che vengono riferite dai pazienti quando si recano ai nostri ambulatori e che vengono poi riportate nei questionari sulla qualità di vita. Ci siamo chiesti, diciamo, quanto, come vedete, preoccupazioni e limitazioni che riguardano l'impatto fisico, limiti sociali, gli aspetti lavorativi, effetti psicologici che arrivano alla depressione, fatigue, fino ad arrivare appunto a alterazione anche di disfunzione a livello sessuale. Ci siamo chiesti quanto di queste preoccupazioni vengano percepite dai medici che gestiscono un ambulatorio di piastrinopenia. Cioè, quanta parte della visita che noi facciamo quando il paziente viene nel nostro ambulatorio viene dedicato all'approfondimento di questi argomenti, se non al di là, diciamo, delle domande che noi facciamo sul numero di piastrine e sulla sintomatologia emorragica. E quindi quanto è importante oggi per i medici, diciamo, che seguono pazienti con piastrinopenia, quanto importanza danno a tutte queste preoccupazioni e limitazioni dei pazienti. Per questo abbiamo proposto, la nostra proposta è quella di una survey per capire quanto questo argomento sia sentito dai medici. Ovviamente in letteratura quello che troviamo sono principalmente i questionari sulla qualità di vita visti dal punto di vista del paziente. A noi interessava vedere un attimo quanto questa situazione, quanto queste problematiche siano percepite dal medico. E quindi una survey su questo argomento che poteva darci queste informazioni sia sulla percezione di queste preoccupazioni, quanto queste preoccupazioni limitate, quanto riferito dal paziente poi influenzi le decisioni terapeutiche dello specialista quando deve iniziare un tipo di trattamento e sul tipo di trattamento che deve iniziare. Diciamo che già in altre patologie ci sono state delle esperienze simili. Da poco penso di aver compilato un questionario sulla linfatica cronica, però credo che nell'ITP il problema della qualità di vita è ancora più importante, perché la qualità di vita fa parte proprio del quadro clinico della malattia e quindi riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni poi prese dallo specialista. L'altra possibilità, diciamo, di studio, l'altra proposta era quella di una revisione della letteratura sia sull'argomento in generale qualità di vita, sia andare poi a interessarsi sui singoli aspetti che compongono questa qualità di vita e quindi andare a approfondire con una revisione generale di quanto pubblicato in letteratura. Ovviamente queste sono solo due proposte, ci aspettiamo, diciamo, da incontri che avremo poi con gli altri componenti del gruppo che ci possono esserci anche delle altri suggerimenti, altre proposte di lavoro sull'argomento. Non so se Fabio voleva aggiungere qualche altra cosa. No, sei stato estremamente esaustivo e assolutamente, assolutamente d'accordo che magari valuteremo anche insieme agli altri componenti altre possibilità di iniziative, assolutamente sì. Grazie Federico. Perfetto, allora vi ringrazio, grazie Fabio, grazie Federico, siete stati molto chiari in questa seconda presentazione del gruppo di lavoro sulla qualità di vita. E anche in questo caso spero che il tutto possa essere finalizzato a cercare di produrre qualcosa anche per pubblicarlo.
E quindi adesso passerei la parola a Vilma Barcellini per introdurre il terzo gruppo di lavoro. E ricordo la dottoressa Cerioli se intanto ci prepara la slide certo. Con i partecipanti. Sì, sì, da regia, quindi chiedo la slide del gruppo 3. Professoressa Barcellini, ha il microfono spento. Scusa, grazie Francesco, scusatemi del microfono spento. Direi che il prossimo gruppo, che è la gestione del paziente complesso, è certamente di fondamentale importanza perché ormai nei nostri ambulatori ci sono solo pazienti complessi, quindi pazienti con diverse comorbidità, pazienti che prendono vari farmaci. L'interazione fra farmaci è certamente un topic assolutamente importante perché se in parte le conosciamo per quelli storici, certamente dobbiamo imparare ancora molto per quelli nuovi, quindi è una tematica veramente calda. E ovviamente la cosa più importante, così che emerge diciamo maggiormente, è il paziente che deve fare un antiaggregante o un anticoagulante, perché questo chiaramente impatta e non poco sulla contrapiastridica. E lascio quindi l'introduzione a Valerio De Stefano, che di coagulazione è certamente un indiscusso esperto, che ci presenterà il gruppo, le persone che fanno, che cosa fanno e le idee. Prego. Valeria. Grazie. Bisogna levare la condivisione dello schermo. Ecco qua. Innanzitutto grazie a tutti, grazie ad Amgen, grazie al GMEIMA, mi fa molto piacere di stare con voi e mi sembra che stiamo andando molto, molto bene. Io farò una... lo schermo si vede? Sì, sì, si vede. Perfetto, la mettiamo presentazione. Allora, io farò un'introduzione di carattere molto generale, lasciando poi a Francesca Palandri e a Silvia Cantoni la declinazione del paziente complesso nelle infinite forme di complessità, come cercherò adesso di dirvi condividendo qualche riflessione. Innanzitutto, perdonatemi la pedanteria, ma così con l'entusiasmo di chi l'ha scoperto da poco, vi condivido questa differenza tra complicato e complesso. Il termine complicato deriva dal latino complexum, cioè complicum, cioè hai la possibilità di spiegare, di panare la faccenda. Mentre cum plexum, con dei nodi, è complesso, c'è l'impossibilità di poter dipanare un intreccio di fili senza perdere il senso dell'insieme. In medicina, la complessità di un paziente si articola sotto tre domini. La complessità sanitaria, patologia fisico-mentale, polipatologia, polipilla, quello che diceva Vilma Barcellini. La complessità assistenziale, il paziente non è autonomo, non è mobile, non è capace di curarsi da solo, ha dei problemi sociali, di inserimento sociale, ha bisogno del supporto da parte di altri. La complessità ambientale, è un paziente che sta in un'abitazione malsana, che ha un basso reddito, che ha dei problemi di nucleo familiare, ha una situazione familiare complessa, oppure non ha accesso ai servizi perché magari non è in regola con il Servizio Sanitario Nazionale. Il paziente complesso fragile è colui in cui coesistono queste complessità sanitarie, assistenziali, ambientali. I pazienti fragili molte volte sono anziani. Ora voi qui vedete alcuni esempi, no? Malati terminali, politraumatizzati, dializzati, persone in coma, esiti di traumi, accidenti cerebrali gravi,
dementi, anziani pluripatologici, e ci mettiamo senz'altro anche i pazienti che hanno, vivono la contraddizione, che pur avendo una patologia emorragica devono prendere un trattamento anticoagulante, un trattamento antiaggregante. Quindi da questa impostazione noi pensiamo alla complessità come un fenomeno di marginalità, che può essere anche marginalità fisica, marginalità sociale, quasi dei freak. Bene, in realtà se noi ci spostiamo con un altro vocabolario, che è il vocabolario come dire, del sociologico o comunque di chi studia le cose da un termine, da un punto di vista non esattamente medico, la complessità ha un significato un pochino più largo e praticamente è, la complessità è il frutto dell'evoluzione che rende capace gli individui di muoversi lungo il margine del caos. Questa è un'altra cosa che condivido con piacere con voi. Questa non è una frase a effetto, è una frase che viene usata in questo contesto, il margine del caos. Noi siamo in grado di muoverci lungo il margine del caos per la nostra complessità, che è lo studio, che è l'innovazione che pervade l'universo. E quindi in sanità la complessità ambientale viene riferita a situazioni critiche di disagio, ma non viene considerata variabilità individuale non critica, perché se venisse considerata questa variabilità e le preferenze del paziente, tutti i pazienti con un maggiore o minore grado sarebbero, potrebbero essere considerati complessi, perché la vita stessa è complessa. Vedete, questa è un'agenda che può essere l'agenda di ciascuno di noi, di qualcuno che... Ognuno di noi ha le sue complessità. Vi sarà tutti capitato di telefonare a un paziente che, o di sentire una telefonata di un paziente che dice ho 5.000 piastrine. Allora dice vieni domani in ambulatorio. Ma dovrei fare questo, dovrei fare quello. Cioè voi pensate a un paziente con patologia cronica che vive sotto la spada di Damocle di dover avere degli appuntamenti medici all'improvviso, qualunque siano i suoi altri impegni professionali, di vita, affettivi, eccetera. Quindi volevo un pochino estendere questo complesso di complessità. E questo, vabbè, una diapositiva per certi versi un po' banale, che però ti dice che insomma tutti siamo diversi e quindi la complessità della patologia si interseca con la complessità della nostra vita. Questo è un survey che ha fatto l'associazione dei pazienti e vado molto rapido. Ovviamente i pazienti con ITP sono trasversali alle città grandi e ai centri piccoli. Il grado di istruzione è variabile, va dalla licenza elementare alla laurea. Ci stanno lavoratori dipendenti, pensionati, studentessi, disoccupati. Il reddito è il più vario possibile, la nostra società naturalmente. E voi vedete che c'è un altro aspetto di complessità, è la complessità soggettiva di come il paziente vive verso la sua malattia. Quindi il 30%, quindi qui vedete 30% modificano l'attività sportiva, alcuni modificano l'abbigliamento, le attività fuori casa, le abitudini vengono modificate, l'alimentazione viene modificata. E quanto incide la piastrinopenia nelle relazioni? Diciamo che il bulk ovviamente è sport, passioni, interessi e tempo libero. Il 50% dei pazienti ha delle limitazioni sotto questo aspetto e questo naturalmente diventa, nei bambini diventa ancora più drammatico, arriviamo al 70%. I bambini non possono fare viaggi, non possono fare sport, non possono fare gite scolastiche. Insomma, quindi c'è tutto un mondo che naturalmente si interfaccia con la qualità di vita, ma che, come vedrete anche come nell'esposizione che faranno Francesca e Silvia, anche come noi dobbiamo agire. Cioè un paziente che prende gli anticoagulanti orali o un paziente che fa sport a livello professionale, per esempio, ha bisogno di un livello di piastrine maggiore rispetto ad altri. La piastrinopenia impatta sull'attività professionale, impatta sullo studio. Il 60% riferisce difficoltà di concentrazione.
Questo, insomma, così per certi versi, questo naturalmente overlappa con la relazione precedente e con il problema della fatica che è molto comune in questi soggetti. E poi quando incontro gli altri, il 37% si vergogna e il 12% c'è una sensazione di che gli altri non lo capiscono. Solo il 25% sente che c'è un'empatia attorno a lui e solo il 16% che ha un rapporto normale. Tutto questo perché lo dico? È perché fondamentalmente il salto importante, oltre agli aspetti farmacologici che è stato fatto negli ultimi anni per quanto riguarda le linee guida, è quello di considerare le preferenze del paziente. Questo, diciamo, è un po' in embrione. Vedete, il paziente rifiuta la splenectomia, preferisce rituximab con un intento curativo, oppure il paziente già si sa che avrà una compliance bassa per la terapia, il paziente vuole andare in gravidanza. Insomma, questo poi è stato, come dire, formalizzato con la necessità di considerare i valori del paziente e le preferenze. Quindi abbiamo problemi oggettivi come la polifarmacia in questi pazienti e ripeto, giustamente mi stimola Wilma gli anticoagulanti e gli antiaggreganti. Problemi contingenti. Pensate al problema che noi abbiamo adesso con rituximab sia per la vaccinazione dei pazienti e sia per il fatto di farglielo in tempi di pandemia. E quanto magari un paziente che ha paura del contagio, magari ora che siamo in una situazione un pochino più blanda e con qualche immotivazione, magari invece non vuole fare il rituximab a questo punto, perché non lo vorrà più fare, perché ha troppa paura. Il paziente che ha paura della splenectomia e così via. Quindi concludo e lascio la parola. La medicina personalizzata viene considerata molte volte una medicina di tipo oncologico, nel senso come una target therapy, però in realtà il problema è un pochino più complesso, appunto. C'è bisogno di un trattamento personalizzato che guardi la qualità di vita, che consideri tante cose, l'accesso alle cure appropriate e la partecipazione alla scelta delle cure. Anche lì, e mi riallaccio e mi taccio per quanto riguarda il trattamento anticoagulante o antiaggregante, se un paziente ha la fibrillazione atriale, voi sapete che la fibrillazione atriale non è che c'è il 100% di possibilità di avere un ictus, e quindi un paziente potrebbe anche decidere di non prendere il trattamento anticoagulante orale per paura dell'emorragia. E su questo è un bel problema da questo punto di vista. Quindi su questo sentiremo adesso le proposte che per accompagnarci in questo percorso di eccellenza che ci faranno Francesca Palandri e Silvia Cantoni. Grazie mille Valerio, grazie a Gimema, grazie Francesco Zaia per l'invito e anche per la magnifica organizzazione. Adesso Valerio ha dettagliato molto bene che qual è la complessità del paziente con piastrinopenia immune, insieme a Silvia Cantoni, che è con me coordinatrice di questo gruppo di lavoro. Avevamo pensato di iniziare proprio in media stress, cioè facendo delle domande direttamente a cui potete rispondere. Magari adesso la regia le può mandare, spiegare anche come potete votare, come tutti sì. I partecipanti possono votare, in modo tale che appunto cominciamo un po' a descriverlo questo paziente complesso, e senza adesso dover ragionare insieme su tutte le domande cominciamo ad acquisire così qualche considerazione che poi verrà sviluppata nel nostro gruppo di lavoro. Allora, ecco, avete visto, vi è comparsa una finestra con la domanda e le possibili risposte. Vi chiediamo quindi di votare. Io intanto vedo, essendo amministratore in piattaforma, vedo come si stanno muovendo i voti, vedo quindi che ancora stiamo acquisendo qualche informazione. Aspettiamo un attimo. Sono anonimi, sì.
Sì, sono anonimi. Sono in tutto 13 domande che cercano proprio di esplorare un po' tutte le parti della complessità, quindi appunto è più un modo per raccogliere le informazioni e suscitare delle domande che non per dare delle risposte. La prima è proprio sul paziente refrattario, come lo vogliamo definire? Quando fallisce la splenectomia, quando fallisce almeno due linee di terapia indipendentemente dalla splenectomia, quando non risponde ad una terapia singola ma richiede una terapia di combinazione, oppure quando va in fase cronica, cioè dopo i 12 mesi dalla diagnosi. Allora, volendo possiamo, visto che ormai le risposte si sono stabilizzate, sì, possiamo già condividere l'esito, chiedo alla regia. Ok, quindi adesso quello che vedete, okay, sono le percentuali che abbiamo acquisito di risposta, le vedete giusto? Esatto, premesso che poi domande, cioè risposte giuste e sbagliate in tutti questi quesiti non ci sono, penso che la B rappresenti un po' quello che è da linea guida, no? Cioè quello di aver fallito almeno due linee di terapia indipendentemente dalla splenectomia, anche se il precedente concetto invece si allacciava direttamente al fallimento della splenectomia. Di questo sicuramente poi con Silvia nel gruppo di lavoro parleremo di più. Possiamo andare alla domanda anche numero 2. Ok, eccola. Dopo fallimento di agonista del recettore della trombopoietina, non ha senso utilizzarne un altro. Se non già eseguita, va suggerita la splenectomia. Lo switch ad un secondo agonista può essere ragionevole oppure deve essere sempre considerato l'uso di terapie combinate? Ok, aspettiamo un attimo, anche se mi sembra che l'esito insomma sia abbastanza chiaro. Vado. Ok, andiamo pure. Va bene, qua direi che ci siamo abbastanza d'accordo nel dire che lo switch è sicuramente ragionevole, poi in alcuni casi possiamo sicuramente fare anche la splenectomia se siamo nel momento giusto per il paziente, per la malattia. Andiamo alla terza, visto che ne abbiamo tante, non vorrei poi sforare troppo i tempi. In un paziente con piastrinopenia severa che necessita di terapia anticoagulante, possiamo sospendere la tau perché tanto il rischio trombotico non aumenta, è necessario invece che aumentiamo il numero delle piastrine per permettere la prosecuzione della terapia anticoagulante, la tau invece deve essere continuata indipendentemente dal numero di piastrine, eppure noi non possiamo utilizzare gli agonisti del recettore della trombopoietina. Allora, aspettiamo anche qui un attimo. Questo è proprio il paziente complesso di cui parlava prima Vilma. Ecco, direi che possiamo vedere i risultati già. Ok, direi che siamo tutti d'accordo che dobbiamo permettere la terapia anticoagulante aumentando la quota delle piastrine. Ok, possiamo andare avanti. Nel contesto epidemiologico della pandemia, che chiaramente ha aumentato la complessità nella complessità, in un paziente che ha una recidiva di piastrinopenia a meno di 2 mesi dal termine della prima linea di terapia steroidea, cosa facciamo? Ripetiamo di nuovo lo steroide, iniziamo un agonista del recettore della trombopoietina, proponiamo il rituximab indipendentemente dalla situazione epidemiologica del Covid, oppure andiamo a splenectomia? Direi che anche qui si sono stabilizzate le risposte. Possiamo bene, dire. Anche qui votiamo quasi tutti per il TPO, probabilmente anche perché il contesto pandemico ci spinge ad utilizzare farmaci che non abbiano attività immunosoppressiva. Possiamo andare anche alla quinta. In corso di terapia cronica con gli agonisti del recettore della trombopoietina, la conta delle piastrine, quando è che può essere definita instabile? Quando non si trova una posologia costante nel tempo, quando bisogna associare lo steroide, quando i valori piastrinici hanno fluttuazioni molto importanti anche senza modificare la posologia, oppure quando queste fluttuazioni espongono ad un aumentato rischio emorragico e o trombotico. Qui la scelta è una, però non è detto che ce ne sia soltanto una giusta, quindi bisogna guardiamo un po' come si distribuiscono le preferenze. Sì, qua serve un po' di tempo in più, aspettiamo. Perché sì, è abbastanza atteso che ci sia un po' di distribuzione.
Soprattutto ecco, ci spingiamo però sul concetto di fluttuazione dell'agonista del recettore, che sicuramente è un evento di complessità gestionale del paziente con PSNOPNIA immune. Parliamo adesso con la sesta domanda di un'altra categoria sicuramente, ciao Silvia, finalmente ti vedo, è sicuramente complessa, che è il paziente anziano. In un paziente anziano le comorbidità sono molto rilevanti nella scelta della strategia terapeutica. La splenectomia ha maggiori rischi e minore efficacia, il rituximab ha maggiori rischi e minore efficacia, i TPO receptor agonist sono controindicati perché aumentano il rischio trombotico? Anche qui devo dire che l'andamento è già chiaro, eh? Possiamo vedere. Andiamo a vedere. Ok, quindi ci facciamo guidare soprattutto dal profilo di comorbidità, che rientra proprio in quello che ci diceva prima Valerio della personalizzazione della strategia terapeutica. Andiamo alla domanda numero 7. Nel paziente di nuova diagnosi, cioè entro 6 mesi, che non sia responsivo a steroide e o immunoglobuline, che cosa facciamo? Iniziamo l'agonista, iniziamo il rituximab, facciamo lo switch ad una differente terapia steroidea oppure facciamo un approfondimento diagnostico? Anche questo chiaramente è una domanda da tutti i giorni, però è una fase complessa perché bisogna capire, la prima linea in qualche modo è un po' la strada maestra che tutti noi abbracciamo, quando c'è il fallimento dobbiamo capire come muoverci. Nathalie, sappiamo già qualcosa? Sì, sì, possiamo far vedere. Bene, diciamo che siamo 2/3 fanno l'approfondimento diagnostico, su questo bisognerà parlare con Silvia. E una fetta consistente fa subito il cambio ad un'altra linea diversa dallo steroide. Andiamo all'8ª. In un paziente con piastrinopenia che ha in anamnesi un episodio trombotico maggiore, quindi rilevante per la sua storia clinica, non bisogna prescrivere gli agonisti, non bisogna fare la splenectomia. È necessario mantenere un numero di piastrine sicuro per la prosecuzione della profilassi antitrombotica secondaria con qualunque terapia, quindi l'importante è il numero delle piastrine, oppure tutto sommato non ci interessa questa anamnesi trombotica e quindi possiamo fare la terapia che vogliamo indipendentemente da questo evento trombotico precedente? Allora, possiamo già vederlo secondo me. Vai. Ok, direi che siamo tutti d'accordo sul fatto che il target è quello di fare la profilassi antitrombotica secondaria, quindi nella grande complessità un'idea chiara ce la dobbiamo avere. Benissimo, andiamo alla 9ª, in cui andiamo a parlare di un'altra complessità di gestione terapeutica, cioè in un paziente che ha delle fluttuazioni importanti della conta piastrinica con gli agonisti del recettore della trombopoietina. Dobbiamo semplicemente mantenere l'osservazione perché le fluttuazioni sono attese, dobbiamo fare uno switch all'altro agonista, dobbiamo associare il prednisone quando la conta delle piastrine scende, oppure modifichiamo la terapia e utilizziamo un farmaco che non c'entra niente con gli agonisti del recettore della trombopoietina. Aspettiamo un attimo perché qui c'è un po' di oscillazione. È giusto, sì, che sia così. Di fluttuazione. Giusto? Ecco, adesso ci siamo. Che suspense. Non lo vedete? Chiedo al tecnico. Va bene, io faccio già il commento che è giusto, è cosa buona e giusta che sia così, perché vanno tutte bene e vanno tutte male, perché proprio bisogna decidere in base al tipo di paziente specifico come dobbiamo comportarci, per cui a seconda dell'entità delle fluttuazioni, della storia clinica, della tolleranza, eccetera, eccetera, decidiamo l'una o l'altra, tutte andavano bene, quindi il fatto che si siano sgretolate così, diciamo così, rappresenta proprio che siamo consapevoli che i pazienti devono essere trattati ciascuno in modo molto personalizzato. Possiamo andare anche alla 10, in cui facciamo un passo oltre. Diciamo, quando è che il mio paziente perde la risposta all'agonista del recettore della trombopoietina? 1. Quando non mantiene delle conte piastriche di almeno 50.000, nonostante il dosaggio massimo. 2. Quando devo associare steroide per mantenere la risposta.
C, quando la conta delle piastrine cala rapidamente, oppure quando questa conta fluttua. Aspettiamo un attimo. Ecco, adesso direi che è chiaro. Vai. Ecco, questo forse è un risultato meno atteso, Silvia, nel senso che forse noi ci aspettavamo di più una riduzione drastica della conta delle piastrine o una fluttuazione mal gestita per sancire un fallimento della terapia. Quindi ce lo teniamo proprio come maggior argomento di lavoro e di discernimento per il nostro gruppo. Andiamo alla 11, in cui ci focalizziamo ancora una volta sul Covid, ma in particolar modo sul programma vaccinale. L'avvio e il completamento dei vaccini anti-Covid è raccomandato in tutti i pazienti. In tutti i pazienti, a patto che abbiano una conta piastrinicale superiore alle 30.000 indipendentemente dalla terapia. In tutti i pazienti con una conta piastrinica superiore a 30.000 ma che non stiano facendo terapia immunosoppressiva, oppure l'ultima, anche se si è verificata una piastrinopenia severa dopo la prima dose di vaccino. Aspettiamo un attimo ancora. Anche qui qualche fluttuazione ci può stare, Silvia. Non è proprio facilissima. Ecco, direi che possiamo condividere. Vai. Allora, anche qui c'è tanto da discutere perché il documento del GMEM in qualche modo fotografa la C come quella più da seguire nelle nostre giornate lavorative, cioè indipendentemente dalla terapia in corso, che è una conta piastrinica superiore alle 30.000. Dovrebbe essere incoraggiato sia a fare la prima dose che a completare il programma vaccinale. Anche qua la discussione sulle linee guida GMEMAS e SISET sarà sicuramente rilevante nel nostro gruppo. Ne abbiamo altre due, che è la 12, sempre sul vaccino. Nel paziente che ha una riacutizzazione di una piastrinopenia preesistente dopo il vaccino, è controindicato eseguire una nuova somministrazione di vaccino, sempre in tutti i casi. Non dobbiamo fare nuove somministrazioni di vaccino se la riacutizzazione è stata severa e ha necessitato di terapia. Non dobbiamo fare nuove somministrazioni se la riacutizzazione è stata severa e in più non ha risposto alle nostre terapie. Oppure è indicato eseguire nuove somministrazioni di un vaccino differente se la riacutizzazione è stata molto lieve, cioè con piastrine sempre superiore all'80.000. Anche qui il panel GMEMAS e SISET si è espresso su questo topic. Mi aspetto un po' però di granularità nelle risposte. Aspettiamo un secondo ancora. Ecco, direi che possiamo condividere. Ok, bene, diciamo così, il 60% risponde come da GMEMA e poi appunto c'è un pochino di sofferenza per quei pazienti che hanno una riacutizzazione, ma non così clinicamente significativa. Bene, anche di questo parleremo. Andiamo all'ultima, scusate per i tempi. Nel paziente con piastrinopenia in un atleta professionista in uno sport da contatto, come ad esempio un rugbista, quindi anche qui proprio la personalizzazione della terapia, che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo scegliere la terapia senza nessuna modificazione specifica. La terapia invece va modulata in base agli impegni sportivi, in particolar modo tenendo una conta di almeno 50.000 quando deve fare le partite o gli allenamenti, quantomeno. La splenectomia deve cercare di essere fatta il prima possibile perché è quella che ha più alte chance di successo terapeutico. Oppure semplicemente un paziente che ha la piastrinopenia immune deve essere scoraggiato dall'attività sportiva con sport fisici di contatto. Aspettiamo ancora un secondo. Questo tra l'altro è un caso di Valerio che ci ha suggerito sulla vita vissuta, real life, dei gemelli. Ok, forse adesso ci siamo. Vediamo un pochino.
Ok, io direi che era abbastanza attesa che dobbiamo personalizzare la terapia sulla base della necessità del paziente specifico e quindi, diciamo così, non dobbiamo inibire il paziente dal proseguire le sue attività sia sportive che ludiche che lavorative per la piastrinopenia immune. Anche il riferimento alla splenectomia può avere un senso, poi vedremo più nel dettaglio la letteratura su tutte le varie opzioni terapeutiche anche in questi casi. Io chiudo qua la salve, che penso comunque ci abbia dato molti spunti. Lascio la parola a Silvia che ci dettaglia un pochino meglio quello che è il nostro programma di lavoro nel corso di questa attività. Grazie a tutti. Silvia. Eccomi. Ci sono? C'è qualcuno? Mi sentite? Vai Silvia, per favore. Ok, no, scusate, è la mia notoria abilità informatica. Adesso, dottore, procediamo con la condivisione delle slide. Grazie, sono molto felice di fare parte di questo gruppo, mi sembra che tutti i gruppi di lavoro offrano degli spunti interessanti. Io molto rapidamente, soltanto 3 slide per condividere quello che è l'idea di lavoro che ci siamo fatte con Francesca. Direi che già i risultati di questa survey e le diverse risposte danno un'idea della complessità del paziente. Io riprendo il concetto del nodo di Valerio per dire che appunto sono veramente tanti i momenti di complessità del paziente che vanno dall'età e quindi dagli obiettivi della terapia, il problema della qualità della vita, ma anche il bilancio del rischio emorragico nel paziente che non risponde, nel paziente che è refrattario e via di seguito con la contrapiastrina instabile che perde la risposta, che ha complicanze trombotiche, infine che deve affrontare un intervento chirurgico o la gravidanza e da ultimo anche il problema del SARS-CoV-2. Quindi quello che si può dire è che la complessità del paziente è anche in parte operatore dipendente, nel senso che a seconda di quella che è la nostra maggiore o minore dimestichezza con i trattamenti, con le comorbidità del paziente, abbiamo una percezione che è diversa rispetto a quanto è complesso il nostro paziente. Spesso però è anche una complessità che è struttura dipendente, nel senso che se uno può fare affidamento su un'equipe di lavoro allargata, per esempio avere un'equipe chirurgica molto dedicata per la splenectomia o per altri interventi chirurgici o una collaborazione con la ginecologia, ovviamente anche la gestione di questo tipo di paziente diventa più facile. Il secondo concetto è che la complessità del paziente è anche qualcosa di dinamico, nel senso che noi possiamo avere delle problematiche già all'esordio della malattia, quindi tutte le comorbidità con cui si presenta il nostro paziente, ma può anche essere qualcosa che accade come complicanza durante quello che è il decorso della malattia. Quindi quello che proprio per andare a cogliere questa dinamicità dei processi abbiamo pensato di strutturare il lavoro del nostro gruppo con dei casi clinici real life, per cui verrà proposta ai partecipanti al gruppo quella che è la storia clinica del paziente con degli snodi decisionali e le varie decisioni terapeutiche che verranno proposte saranno evidentemente supportate anche dai dati di letteratura. Quindi partiamo dal paziente per andare a rivedere quella che è la letteratura. Ovviamente l'obiettivo non è assolutamente quello di dare delle soluzioni univoche, perché spesso non c'è una sola soluzione oppure non può essere praticabile in una certa realtà. Ma è molto importante discutere, quindi sollecitare la discussione e anche vedere i punti di vista, come dalla survey che abbiamo visto, come punti di vista diversi possono guidare quelle che sono le scelte diagnostiche o terapeutiche nella singolo paziente. E con questo lascio la parola. Grazie. Grazie Silvia, Francesca e Valerio per la presentazione del vostro gruppo e della tematica di ricerca. Se non ci sono domande, che non mi sembra ci siano, vero dottoressa Cerioli, passiamo alla presentazione del quarto gruppo sulle ITP secondarie, chiedo intanto alla regia di preparare la diapositiva con i partecipanti
al gruppo. E, noi sappiamo che circa un 20% delle piastrinopenie immuni sono secondarie e in era pandemica abbiamo ben avuto idea di cosa possa voler dire anche piastrinopenia secondaria a Covid. E questo è il gruppo, quindi coordinato da Elena Rossi e da Erminia Baldacci. Parteciperà Costanza Bosi, Iuri Alessandro, Giannotta, Mariangela Leo, Moni Marchetti, Alessandro Morotti, Elena Rivolti, Potito Rosario Scalzulli, Selenia Vitiello. Lascio la parola ad Antonio Risitano per l'introduzione di questo gruppo di ricerca. Ricordo a tutti di mantenere i tempi perché dobbiamo chiudere entro una certa ora. Grazie. Grazie a te dell'invito, Francesco. Ruberò 2-3 minuti, non di più, per introdurre il tema. Nel frattempo condivido le slide. Fondamentalmente ci sono 3 tematiche che secondo me dobbiamo discutere. Innanzitutto l'incidenza del problema, capire quali sono queste condizioni concomitanti che possono essere associate all'ITP, discutere i meccanismi fisiopatologici per capire se sono gli stessi o possono essere diversi da quelli che Marco ci ha descritto prima, e infine capire se questo giustifica delle strategie di trattamento diverse da quelle che useremmo in un paziente con primary ITP. Non so se sono in presentazione, non riesco ad andare in presentazione, ma cambia poco. Vediamo lo stesso, eh? Non sì, in presentazione, ma si vede lo stesso. E, beh, come già ci diceva Francesco, è circa il 20% dei pazienti che alla fine finisce con l'avere una causa, un'ulteriore causa dell'ITP. Inutile dilungarsi su quelle più frequenti, probabilmente vale la pena sottolineare come il fenomeno delle ITP secondarie infezioni era noto e diventa ancora più noto col Covid, e ancora di più il problema del rischio di ITP dopo vaccino, per quanto rarissimo, è diventato ancora più rilevante in epoca di vaccini anti-Covid. Non perché ci facciano paura i vaccini anti-Covid, tanto per essere chiari, ma perché magari una fluttuazione delle piastrine finisce con l'essere un motivo poi per rinviare o non fare proprio il vaccino. Dal punto di vista fisiopatologico, Marco ci ha descritto benissimo i vari meccanismi. Abbiamo a che fare con una patologia autoimmune, di questo siamo tutti quanti ampiamente convinti, e sappiamo molto bene come è l'immunità umorale la causa principale, cioè la presenza di anticorpi, per quanto poi la presenza degli anticorpi ovviamente presuppone anche un ruolo di altre popolazioni cellulari come le cellule T, e presuppone ovviamente anche il ruolo di cellule presentanti l'antigene, che sono i macrofagi che possono andare, che vanno poi a distruggere le piastrine. Quindi teniamo presente tutto questo, non solo nella ITP primaria, ma anche nelle forme secondarie. E questo è ancora più vero se facciamo un esempio che conosciamo molto bene: nelle forme di ITP secondarie contaminazione, all'infezione da Helicobacter pylori, scusatemi, questo è un vecchio lapsus. Sapete bene come nel tempo la condizione si può anche evolvere, perché di fatto noi abbiamo i primi anticorpi che vengono prodotti e che possono essere cross reattivi, ma la persistente presenza dell'agente infettivo e la distruzione continua delle piastrine può generare anticorpi di seconda e terza generazione, che poi possono essere anche diversi nel meccanismo di danno, come ci ha fatto vedere Marco, perché se all'inizio, se possiamo pensare che all'inizio sia una citotossicità prevalentemente mediata dal complemento, poi si aggiunge l'attivazione del complemento sulla superficie che presuppone la deposizione di C3, che facilita poi la fagocitosi, che a questo punto non è mediata soltanto dall'Fc receptor, ma è mediata anche dai recettori per le proteine del complemento, in particolare per il C3. Tutto questo genera una condizione, se volete, estremamente confusa, in cui al centro abbiamo gli anticorpi antipiastrine e le piastrine, e dall'altro lato abbiamo una serie di meccanismi di deragliamento del sistema immunitario, quali possono essere un problema della tolleranza centrale o anche un problema di
tolleranza periferica e quindi la presenza di blocchi della differenziazione o una stimolazione specifica che poi può stimolare con meccanismi di molecular mimicry una cross reattività. E tutto questo ci va a giustificare le condizioni cliniche che vediamo, perché vediamo la ATP associata a neoplasie delle cellule B, il caso tipico è quella della linfatica cronica, dove sappiamo il problema è un blocco della differenziazione, oppure possiamo avere una ITP in presenza di malattie associate a un problema, a un disturbo della tolleranza centrale, la ALPS è quella più comune, oppure molto più frequentemente vediamo l'associazione della ITP con le malattie autoimmuni, il LES o anche altro, o associato a malattie infettive, e le abbiamo nominate alcune. Tutto questo ci porta al problema della presenza dei cloni autoreattivi e del danno poi diretto sulle piastrine. E chiudo dicendo che perché questo è importante? Questo non è solo una speculazione. Noi sappiamo bene che oltre alle terapie specifiche per la ITP possiamo anche cercare di andare a trattare o qualche volta dobbiamo trattare le cause concomitanti. E per noi è importante sapere, prevedere se e come il trattamento della condizione sottostante può avere un impatto sulla clinica e sul trattamento della ITP. Perché la domanda alla fine è una. Noi sappiamo la presenza della ITP secondaria è soltanto un dato speculativo in cui chiamiamo la malattia differente, oppure abbiamo realmente qualcosa che ci condiziona la clinica? Possiamo fare delle terapie diverse? Ci dobbiamo attendere una gestione diversa del paziente? E queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere nel nostro gruppo di lavoro, e lascio la parola a Elena ed Erminia per discutere la loro proposta. Grazie mille Antonio. Condivido con voi. Così. Scusatemi che cerco di metterla dall'inizio. Riuscite a vedermi in condivisione? Sì, però vediamo la pagina con le note. Allora. No, Elena, non vediamo le slides ancora. Ci sto provando, eh? Sì, ecco, esatto. Sì. Ora ci siete? Perfetto. Ora sì, perfetto. Grazie mille sicuramente ad Amgen, sicuramente al nostro chairman che ci stimola da quando ha preso le redini di questo gruppo, grazie a chi ci ha scelto a scatola chiusa. E Antonio e Marco Ruggeri hanno reso affascinante un argomento che a primo acchito potrebbe essere un argomento non molto amato dagli ematologi, cioè l'ITP non pura. E invece ci hanno aperto, cosa che il Covid in realtà aveva già diciamo introdotto nei nostri ambulatori, nei nostri turni di guardia, come una piastrinopenia può essere assolutamente a patogenesi autoimmune. Abbiamo visto quanto è ricca la dinamica della piastrinopenia immune, ma in un contesto che è appunto affrontare in maniera più ampia. E proprio stimolati dal tanto che c'è da cercare e da studiare, noi pensiamo che nel nostro gruppo sia giusto identificare innanzitutto il tema, cioè capirci molto bene, essere concordi sul concetto di piastrinopenia immune secondaria, e poi confrontarci su quelle che nell'ambito di patologie sistemiche che poi portano questi pazienti comunque nei nostri ambulatori di ematologia possano essere le più interessanti. E non si può prescindere per questo da una attenta e condivisa ricerca bibliografica, secondo noi. E poi rapidamente procedere a quella che è la scelta di due, massimo tre, ci suggeriva giustamente il nostro chairman, il tempo non è molto, è sempre tiranno, quindi cercate di concentrarvi magari su quella che può essere una maggiore attualità, e quindi piastrinopenia autoimmune e Covid con tutta la problematica anche vaccinale, e poi l'interessantissimo tema, come Antonio ci ricordava, delle malattie autoimmuni. Una volta individuati i temi, è giusto che il nostro gruppo si suddivida in piccoli sottogruppi, e poi una volta chiarito il quadro bibliografico e di letteratura più recente, anche concentrarsi su quella che può essere la realtà attuale di gestione in Italia di queste patologie un po' al confine tra l'ematologia e altre specialità.
E per questo pensavamo all'ideazione di un questionario da strutturare in maniera specifica per gli argomenti scelti, da rendere condiviso a tutti i centri GMEMA, e il GMEMA ci dà sempre la disponibilità a diffondere le iniziative, come sappiamo bene, e poi dall'elaborazione della risposta la nostra ambiziosa attitudine sarebbe quella di produrre un paper che accompagni un update della letteratura su diagnosi e, come ci diceva molto bene Antonio, sulle varie modalità di trattamento che questa nicchia di piastrino penile immuni può avere, che le caratterizza, appunto all'atere anche quella che è poi la reale gestione di Real Life. Io cedo la parola a Erminia, che ci illustra le modalità operative che avevamo pensato, e procedo io con le diapositive, se per Erminia va bene. Sì, sì, vai. Allora, buonasera a tutti. Abbiamo ipotizzato quella che è un po', che sono gli step da seguire in questa, diciamo, realizzazione di questo progetto abbastanza ambizioso. Quindi in una prima fase di ricerca bibliografica ciascuno inizierà a lavorare per sé, manderemo una mail a tutti i nostri partecipanti del gruppo, e ciascuno per sé inizierà a farsi un'idea più approfondita dell'argomento, circa in un mesetto, e dopodiché appunto ci sarà una selezione che ciascuno farà della letteratura e anche, diciamo, un breve report, soprattutto con una, come dire, propensione verso uno dei temi, cioè ciascuno perché o ha trovato qualcosa di interessante, qualche spunto nuovo, o perché è più appassionato di uno di questi argomenti, evidenzierà appunto il suo interesse. E qui ci sarà incontro web di tutto il gruppo, in cui ci sarà una condivisione di queste sintesi e in cui cercheremo quindi di capire davvero quali sono i temi di interesse, se effettivamente poi concentrarci su questi due argomenti che diciamo avevamo ipotizzato inizialmente, che sarebbero da un lato il Covid e dall'altro le forme autoimmuni. Comunque una divisione in due, massimo tre gruppi, visto il numero, insomma, del totale dei partecipanti, e poi ciascuno di questi due o tre sottogruppi lavorerà più approfonditamente proprio sull'argomento, creando una SARB. A questo punto diciamo, l'idea sarebbe di andare ad indagare un po' qual è la modalità di gestione, quindi una ricaduta un po' pratica, quindi come in Italia si gestiscono queste tipologie di TP, quindi chi se ne occupa, in che modo vengono gestiti, se il trattamento cambia rispetto appunto al fatto che poi non sono forme primitive, quindi come effettivamente vengono gestite nella pratica, e una tempistica anche qui più o meno diciamo di un mesetto fra il fare il questionario, la SARB, ciascun gruppo sul suo argomento, proporla a noi che faremo una sorta di introduzione appunto alla SARB, e a questo punto invieremo questa SARB ai centri, sicuramente a tutti i centri di GMEMA probabilmente, entro due settimane da tutta l'elaborazione, e in un paio di altre settimane che abbiamo fatto un po' di conti arriveranno con l'estate, quindi saranno forse un po' più lunghe proprio per questo tempo, diciamo la necessità di inviare e ricevere poi appunto tutte queste SARB, in modo che secondo gli argomenti i due sottogruppi rielaboreranno, quindi aggregheranno le risposte, valuteranno un po' quello che sono i contenuti e quello che è l'esito di questi quesiti che abbiamo posto, e si scriverà a questo punto un report, quindi che avrà da un lato la parte bibliografica iniziale e anche però la gestione real life appunto di tutte le due forme che sono state scelte. E a questo punto, diciamo, rifaremo un punto della situazione tutti insieme per capire intanto appunto le risultanze dei vari report, e poi a quel punto valutare se effettivamente riusciamo, da questi dati che abbiamo raccolto e da tutta la rivalutazione letteratura che abbiamo fatto, a procedere verso qualche cosa, ecco, da pubblicare possibilmente. E questo più o meno dovrebbe completarsi appunto con la fine dell'anno, e quindi rientrare un po' nei tempi che ci siamo preposti. Ottimo, mi sembra una proposta già molto ben strutturata nei tempi e nei modi, complimenti. Ci farete lavorare tutti, mi sembra di capire, quindi. Bene. Allora, se ci sono domande, vediamo, c'è una chat. Ok, no, non è una domanda. Okay. Allora, grazie. Allora, passo quindi la parola a Vilma Briacellini per presentare l'ultimo gruppo, che intanto è la regia di preparare la slide di presentazione del gruppo, e quindi Vilma, ti passo la parola.
Bene, direi che la carne al fuoco è parecchia. Ne aggiungiamo un ultimo pezzettino che è certamente un pezzo importante, la gravidanza, con tutte le implicazioni della, diciamo, della piastrinopenia fisiologica in gravidanza, ma che può confondersi con una piastrinopenia patologica che espone a rischio emorragico, evidentemente per il parto e per i diversi tipi di parto, di anestesia che possono richiedere, ma espone, non lo sappiamo, è tutto da vedere, anche a un possibile rischio trombotico per l'ipercoagulabilità nota in gravidanza. Quindi abbiamo un coordinamento di Monica Carpenedo che da anni si dedica a questa tematica, sai, difficile, Giuseppe Cardi di Vicenza e fra i partecipanti Mattia Biondo, Giuseppina Calvaruso, Luca Frison, Livia Leuzzi, Anna Merli, Francesco Paciullo, Andrea Patriarca, Antonella Poloni, Nicolas Rabassi. Prego, il coordinatore ha, come dire, facoltà di introdurre gli operatori. Posso inserirmi quindi? Eccoci, Prego, prego Monica. intanto buon pomeriggio, grazie a tutti. Voglio ringraziare Francesco Zaia, voglio ringraziare naturalmente Amgen e ringraziare tutti voi che siete qui presenti. La gravidanza è già stata chiamata in causa un paio di volte oggi, parlando naturalmente di qualità della vita, parlando di obiettivi dei pazienti, parlando di complessità dei pazienti. E credo che quando si parla di gravidanza i problemi necessariamente si moltiplicano almeno per due, se non anche di più, a seconda di quanti ce ne sono lì dentro e a seconda di quanti sono poi gli attori che devono essere coinvolti, evidentemente. Questi sono i partecipanti del gruppo, che ringrazio già da adesso per il loro coinvolgimento. Io ho preparato poche slide semplicemente per introdurre il tema. La prima cosa che voglio sottolineare è che quel dato che si trova spesso nei dati di letteratura è la numerica sulla quale non abbiamo in realtà nessuna certezza. Si va da 1 a 1000 a 1 su 10.000 e capite quanta varietà c'è, quanta ampiezza c'è. Se andate in materiale bibliografico un pochino più specifico, si parla di un caso su 1000 barra un caso su 3000, quindi già abbiamo questa primissima incertezza, non sappiamo realmente quante sono. Circa il 3% di tutte le cause di piastrinopenia, e sicuramente una delle principali cause quando le piastrine sono molto basse, in particolare nel primo e nel secondo trimestre. Quello che sappiamo è che fortunatamente solo una parte delle gravide ha bisogno poi di fare una terapia e che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo poi una bella soddisfazione perché generalmente gli esiti sono piuttosto favorevoli, quindi di questo naturalmente siamo molto felici, però c'è tutta una serie di però. Il primo è questo, che sono dati Istat del 2017. E fronteggiamo sicuramente un abbassamento della fecondità totale, e di conseguenza chiaramente anche nella popolazione delle nostre gravide. Vedete però questi dati, appunto riportati dall'Istat, dice che il 63% dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 1000 parti all'anno, e queste strutture sono circa 165, sono il 36% dei punti di nascita esistenti nel nostro pianeta, nel nostro paese. Quindi, se noi vogliamo fare un calcolo e consideriamo quella incidenza di 1 su 1000 barra 1 su 3000, significa che probabilmente nella maggior parte dei grossi centri di ostetricia di punti nascita in Italia ci sono almeno da 1 a 3 casi di piastrinopenia ITP in gravidanza all'anno. Perciò questo è il primo dato che magari con questo lavoro possiamo anche cercare di capire, e cioè quanto veramente questi numeri poi rispecchiano la realtà italiana. Perché ci sono tantissimi dati, a cominciare dalla metodologia di quelli che raccolgo, dei dati raccolti che sono pubblicati in gravidanza. Abbiamo sempre il solito ennesimo problema, cioè non si possono fare studi randomizzati, a maggior ragione, con verso un placebo, e in ogni caso abbiamo dei dati per quanto riguarda, l'effetto dei farmaci. Molto molto limitati, sono quasi sempre dati retrospettivi. Ci sono evidentemente dei bias, dei dati che vengono pubblicati perché o sono sempre
di brillantissimi risultati o sono sempre di disastri epocali. Quindi evidentemente tutto quello che c'è nel mezzo facciamo molta fatica a tracciarlo. Le guidelines sono prevalentemente basate sulle opinioni degli esperti e quindi i dati sono fondamentalmente di Allalf, che però provengono quasi sempre da centri di riferimento, quindi ci manca un po' la verità di quello che succede un po' in giro nei centri anche medi, medio piccoli o comunque sia quello che accade davvero. Se voi guardate su PubMed vedete che negli anni c'è stato effettivamente un incremento delle pubblicazioni che vedono come topic la gravidanza e la piastrinopenia autoimmune, ma lì in mezzo trovate veramente di tutto, quindi si fa tanta fatica ad ottenere dei numeri belli. Perché ci preoccupiamo della piastrinopenia in gravidanza, come diceva la dottoressa Barcellini? Perché c'è un consistente rischio emorragico al momento del parto. Questo dato dimostra come la donna con la piastrinopenia che arriva ad un cesareo in emergenza ha un odds ratio che è circa 3 volte superiore di andare incontro ad un sanguinamento grave, che significa più di 500 ml di perdita, addirittura più di 1000 ml di perdita. Quindi noi dobbiamo cercare naturalmente di evitare questo primo fenomeno. Uno dei grossissimi temi è la diagnostica della piastrinopenia in gravidanza, perché al di là delle donne che già conosciamo prima della gravidanza essere piastrinopeniche, la difficoltà sta quando incontriamo per la prima volta una donna durante la gravidanza con la piastrinopenia, perché dobbiamo escludere naturalmente tutta una serie di altre condizioni e nel lavoro che faremo e che proporremo, una delle tematiche che andremo ad esplorare sarà proprio anche come facciamo a valutare e a porre poi la diagnosi di PP in queste donne, perché da quello che ci dicono appunto le raccomandazioni internazionali, questi dovrebbero essere gli esami più o meno, in grosso modo, da fare in una gravida, che sono per certi versi anche più limitati rispetto a quelli che facciamo ad esempio al di fuori, perché ad esempio lo studio del midollo non è raccomandato in prima battuta, e quindi cerchiamo un po' di capire quanto veramente poi noi ci atteniamo a questo tipo di indicazione. Il primo grande tema è il trattamento di prima linea, quando lo cominciamo, a quale cutoff di conta piastrinica, perché naturalmente noi ematologi prendiamo sempre quello che si riferisce alla persona al di fuori della gravidanza e speriamo di applicarlo anche in gravidanza, ma abbiamo la controparte naturalmente dei ginecologi che non sempre amano avere in giro donne con 30, 31, 32 mila piastrine senza un trattamento. Queste sono le indicazioni di letteratura e naturalmente già qua in mezzo abbiamo tutta una serie di problemi perché al di là delle linee guida dell'ASCE che candidamente dicono che non ci sono evidenze per identificare una soglia di piastrine a livello della quale iniziare un trattamento, siamo tutti d'accordo che la terapia si fa se la donna sanguina, se bisogna fare delle procedure, però poi naturalmente non è così semplice applicarlo nella realtà. Abbiamo tutto il tema delle seconde barra terze linee di terapia, che è vero, dobbiamo applicare fortunatamente in una minoranza di casi, in una vera minoranza di casi, ma abbiamo tutta una serie di problematiche legate alla tossicità dei farmaci, quindi può essere molto interessante capire se nelle nostre esperienze c'è l'impiego anche di farmaci di seconda e terza linea, con quale eventuale outcome rispetto a quello che sappiamo dalla letteratura, dove ci dicono che alcuni farmaci sono relativamente diciamo sicuri, come può essere la zatioprina, quanto usiamo la ciclosporina, nonostante non sia raccomandata, ma ci sono in realtà grandi esperienze sulle donne trapiantate. E poi naturalmente c'è il grosso tema, perché tutti ce lo chiediamo, è inutile dircelo, sulla possibilità o meno, il rischio o meno di utilizzare i provocatori medici. Ci sono dei dati di letteratura pubblicati, questo è uno studio multicentrico su 15 donne gravide trattate col tromboproliferino mimetico e poi soprattutto c'è pubblicato, portato all'ASCE recentemente, questo studio di sorveglianza dell'impiego del romiclosin in gravidanza con dei dati che sono estremamente frammentari, quindi molto difficili anche da interpretare. Qua c'è una numerica di esposizione molto ampia perché sono ben 186, ma il primo dato importante è che un terzo di queste donne facevano anche altri farmaci insieme, quindi erano veramente difficili da gestire, molto refrattari. Quindi poi trarre delle conclusioni reali sull'outcome di queste donne, al di là del fatto che ce l'abbiamo sulla metà della popolazione in outcome, con un numero per esempio di eventi avversi inteso anche come eventi trombotici, che è circa il 3%, ma in realtà poi non sappiamo quante di queste donne in quale periodo abbiano fatto il tromboproliferino mimetico, per quanto sia realmente durato. Quindi
quanto sia tutto da imputare al tromboembolismo mimetico, questo evento trombotico, rispetto al fatto che erano donne con una gravidanza estremamente complessa, pluritrattate anche con più farmaci in associazione. Per quanto riguarda l'outcome dei bambini, in realtà ci sono state prevalentemente complicanze in termini di piastrenopenia, evidentemente, e una serie di complicanze che difficilmente si possono correlare al uso del farmaco. C'è tutta la grossa tematica dell'avvicinarsi al parto, quindi la partoanalgesia, che cutoff di piastrenopenia teniamo per gli anestesisti, quale cutoff se dobbiamo fare un parto vaginale rispetto ad un parto cesareo, quale tipo di parto indicare, quindi anche questo sarà una tematica interessante da valutare naturalmente con il nostro panel, al di là di quello che dicono le raccomandazioni sulle 75 piuttosto che le 100, piuttosto che le 50.000 al parto, che sono sicure per qualunque tipo di parto. Abbiamo sicuramente la necessità, per esempio, di evitare inutili trasfusioni piastriniche solo legate all'ansia, ad esempio, del ginecologo, fenomeni non così rari. E poi ci sono tutta una serie di altri temi che, se vogliamo, sembrano minori o che ci interessano di meno, ma che non lo sono, cioè la gestione del neonato con la piastrinopenia, perché è ovvio che finisce alla terapia intensiva neonatale, però magari anche noi ematologi possiamo dire la nostra un pochino sulla gestione di questi neonati, onde evitare che ci sia qualche volta anche un eccesso di ansia che viene trasmessa alla famiglia da parte degli intensivisti che sono abituati a vedere dei bambini piastrenopenici con altre forme di piastrenopenia. Tutto il tema dell'allattamento materno, il rischio per il neonato, le tossicità da farmaci che eventualmente la mamma assume nei confronti poi del latte che produce per il suo piccolo e tutta la tematica del counseling della donna fertile riguardo la ricerca di una gravidanza, quindi se è possibile come eventualmente le prepariamo ad una gravidanza desiderata, programmata. Come affrontare una prima o una successiva gravidanza, perché sono due fenomeni diversi, spesso le gravidanze successive sono peggiori rispetto alla prima, e anche questa è una cosa che dobbiamo trasmettere alle nostre donne. Adesso sempre più donne si rivolgono anche ai programmi di procreazione medicalmente assistita, quindi qual è il nostro ruolo in queste situazioni? Sono tutte cose che dobbiamo cercare di approfondire e cercheremo di farlo nel nostro gruppo. Il nostro obiettivo è questo, Vittoria è nata 3 giorni fa. Sta bene, la sua mamma sta bene, l'abbiamo preparata già diverso tempo fa con una splenectomia, lei è giovanissima ma desiderava assolutamente una gravidanza, piastrinopenica dall'età pediatrica, l'abbiamo accompagnata per un po' con dei farmaci e poi alla fine, visto che desiderava fortemente una gravidanza, l'abbiamo splenectomizzata, è andato tutto bene per lei, quando l'abbiamo splenectomizzata è andato tutto bene per Vittoria. Quindi questo è il nostro obiettivo e adesso vediamo un po' con Giuseppe che cosa pensiamo di condividere con il nostro panel. Ok, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, un grazie agli organizzatori e ovviamente a tutti i partecipanti. Adesso condividerò anche la mia. Pronto io, scusa, ecco. Sì, ok. Allora, come diceva prima Monica, l'argomento è di nicchia, ma estremamente interessante, sia sostanzialmente per la ricchezza di spunti, sia anche per il fatto che comunque la letteratura è estremamente variegata e quindi non abbiamo delle sicurezze assolute. Quindi questo lavoro potrebbe trarre lo spunto, insomma, per dare dei punti nuovi sulla nostra pratica clinica. La nostra idea era quella di partecipare, di iniziare come anche per altri gruppi con una revisione della letteratura che, come diceva Monica, effettivamente è estremamente variegata perché la reportistica è molto ampia e abbraccia anche ovviamente un arco temporale molto, molto ampio. E quindi ovviamente nel 2022, in cui abbiamo anche a disposizione nuove terapie, è interessante per noi valutare come effettivamente la letteratura si orienta in questo caso. E la valutazione di raccogliere sostanzialmente, l'altro punto, la casistica dei nostri centri che sono coinvolti, e dopo vediamo più nello specifico come, e poi eventualmente fare estrarre dei casi particolarmente difficili, quindi dei casi di real life, di ITP in gravidanza, in modo tale da poter più che altro discutere o comunque far emergere delle criticità basandosi su delle esperienze di vita vissuta. Ho
Cosa vorremmo andare a valutare raccogliendo la casistica dei vari centri, che ovviamente all'inizio può essere sicuramente limitata al nostro gruppo di lavoro, ma poi sulla base anche dei risultati è estesa anche ovviamente a tutti gli altri partecipanti, dato che comunque anche a livello italiano non abbiamo dei dati aggiornati sulla gestione di questi casi in gravidanza. Quindi, come si diceva prima, i punti che volevano andare a vedere effettivamente come si svolge il workup diagnostico, cosa effettivamente andiamo a valutare nelle nostre pazienti e quanto più o meno esteso è il nostro pannello di esami. Il cutoff piastrinico con cui iniziamo una prima linea o con cui decidiamo di intraprendere un trattamento, come impostiamo il nostro follow up e anche soprattutto il follow up ostetrico, perché qui effettivamente potrebbero esserci delle differenze, chi viene seguito regolarmente dal ginecologo oppure dagli ambulatori di gravidanze a rischio. E come effettivamente facciamo la nostra terapia steroidea, quindi il dosaggio che utilizziamo, la durata, l'efficacia della nostra terapia e soprattutto una tematica che è stata ripresa all'inizio dalla professoressa Barcellini, anche i possibili effetti collaterali, pensiamo ad esempio al diabete gestazionale, come utilizziamo le terapie con immunoglobuline, quanti cicli, il dosaggio, quando le riserviamo e quando no. E ovviamente anche una tematica di interesse, soprattutto con l'utilizzo, con l'avvento dei nuovi farmaci, se abbiamo esperienze anche di utilizzo di farmaci oltre lo steroide e le immunoglobuline. Sicuramente un'altra tematica che potrebbe essere anche poi oggetto di discussione di casi difficili è come gestiamo le procedure invasive o procedure particolari che possono avvenire in corso di gravidanza. Un focus particolare al momento del parto e alla gestione per il parto, quindi come portiamo la nostra paziente al parto, il tipo di parto che più frequentemente viene utilizzato e ovviamente anche il tipo di analgesia, eventualmente le complicanze di tipo emorragico o complicità trasfusionale, e poi gli ultimi due punti che sono altrettanto importanti, qual è l'outcome poi per il neonato e poi soprattutto anche il follow up della donna, quindi oltre la gravidanza, quindi come si comportano questi ITP al di fuori della parentesi del periodo gravidico, quindi la necessità o meno di riprendere trattamenti o come gestiamo le successive gravidanze. Come dicevo, questo ovviamente a seconda anche della numerosità dei casi partirebbe come idea all'inizio all'interno solo del nostro gruppo e poi ovviamente estensibile, può essere estesa ovviamente a tutte le altre esperienze, dato che, ripeto, a livello italiano potrebbe essere anche qualcosa di assolutamente interessante e anche di assolutamente nuovo, che poi potrebbe sfociare, se tutto va bene, anche in un report come anche per gli altri. Sì. Grazie Giuseppe e Monica. Leggevo una domanda fatta da Monia Marchetti, che la può fare direttamente lei se è in linea. Sì. Monia, ci sei? La domanda di Monia è: perché non facciamo una survey globale di benchmarking sulla soglia di rischio emorragico che riteniamo accettabile e inaccettabile nei vari setting clinici? È una cosa di cui potete confrontarvi, insomma. Sì, beh, allora per noi, per il gruppo della gravidanza, assolutamente, nel senso che era uno dei topic. Uno degli obiettivi sicuramente. Per capire un po', al di là delle linee guida, qual è poi la sensibilità personale di esperti nei TP su come si muovono e su come effettivamente l'esperienza nelle varie realtà. Però penso che ovviamente anche poi per gli altri gruppi immagino che sia assolutamente di interesse, penso ad esempio agli ITP secondari piuttosto che ad altre problematiche. Forse i setting sono molti, quindi insomma forse all'inizio bisogna identificare quali setting. Alcuni un po' specifici. Alcuni specifici, sì. Altrimenti qual è il safe nel post-trapianto, qual è il safe nel,
nel comorbido, qual è il safing, chi prende uno, due, tre farmaci, cioè scegliamo dei setting, è giusto, però dei setting definiti dove si possa dire qualcosa. Va bene, allora grazie. Se non ci sono altre domande, penso che ci stiamo avviando verso la conclusione, per cui che tocca a me, condivido rapidamente lo schermo. Ecco, ci sono, sì? Sì, si vede proprio. Ecco, allora ringrazio ovviamente tutti per aver partecipato a questa presentazione introduttiva del progetto ITP Network, ITPNet, questo network di centri di eccellenza nelle piastrine opinii immuni. E, insomma, è stato un collegamento in cui abbiamo affrontato, con la scusa di presentare il progetto e i gruppi di lavoro, abbiamo affrontato tematiche vive, tematiche attuali che viviamo ogni giorno, e sicuramente questi gruppi, i partecipanti a questi gruppi avranno l'opportunità di approfondire questi argomenti e quindi di sviluppare nuove conoscenze che poi si tradurranno nella pratica clinica quotidiana. E spero quindi che possa essere un'opportunità importante per tutti e peraltro possiamo che ringraziare chi ci offre questa opportunità. Quindi i miei ringraziamenti sono ovviamente a chi mi ha preceduto nella guida dei working party, perché mi ha lasciato un working party, un'attività già in parte attiva da proseguire, Gmema per quello che ci offre nel quotidiano, d'accordo, a partecipare ai vari studi. Ringrazio ovviamente i membri eletti del recente working party per Piastrine Opinii ed Anemie per il contributo che loro danno, per i suggerimenti, insomma per il tempo che dedicano alle attività, a questi studi che abbiamo proposto. È ovvio che ringraziamo Amgen di aver permesso, supportando queste attività, di darci l'opportunità di parteciparvi, e a Mattioli ovviamente per la in particolare a Natalia Cerioli per l'organizzazione e per come ci ha seguito, facilitandoci molto nel lavoro. E un ringraziamento anche ai coordinatori dei 5 gruppi, ovviamente, che dovranno cercare di gestire il lavoro di cui oggi abbiamo parlato, e ovviamente concludo ringraziando tutti voi per aver aderito a questa iniziativa, e penso che ora ci sia da tramutare in pratica quello che abbiamo detto, quindi buon lavoro a tutti, e ovviamente un augurio di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti. Grazie, un saluto. Grazie a tutti e buona Pasqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Auguri. Auguri. Dottor Sacerioli, dire qualcosa lei di conclusione? Aggiungo, guarda, solo il discorso di... Intanto vi ringrazio molto perché mi è sembrato che già da questa prima occasione abbiate tante cose da dirvi, tante idee, quindi insomma è veramente un piacere ascoltarvi. E, aggiungo solo un'informazione rispetto a chi è interessato ai crediti, ai partecipanti, ho mandato una mail nel corso dei lavori, e quindi hanno tutte le istruzioni per arrivare al questionario e per finire tutte le procedure. E quindi solamente grazie, io sono a disposizione per tutto il lavoro che ci sarà da fare successivamente, perché questo è solo l'inizio, ma poi insomma, come diceva il professore, il bello deve ancora arrivare, quindi io sarò a vostra disposizione per collegarvi con, diciamo, con i componenti del vostro gruppo e anche fra gruppo e gruppo, perché poi chiaramente noi oggi abbiamo parlato dei singoli gruppi, ma chiaramente insomma non come dire, ci fa anche piacere quando magari diversi gruppi si confrontano, quindi insomma il mio lavoro di segreteria sarà anche quello eventualmente di mettere in contatto i rispettivi coordinatori se ci sarà poi una necessità. Vi ringrazio molto e vi saluto quindi anche da parte del provider. Grazie, auguri a tutti. Grazie, grazie mille. Auguri ancora. Ciao. Ciao. Ciao.